Va bene, allora a me non resta in questo momento che salutare tutti coloro che sono qui, ringraziandoli di essere venuti, e ci dovrebbero essere molte altre persone, alcune sono per la strada perché hanno avuto difficoltà con i treni e quindi hanno ritardato, in particolare delle persone che vengono da Livorno e quindi le tratte meno così. Enrico Maria Balli non lo vedo, non so perché, non mi ha detto nulla, credo che verrà dopo, forse avrà qualche difficoltà, mi ha detto che era molto impegnato in questi giorni ma che sarebbe comunque venuto. Io do la parola al presidente del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile, che non tutti conoscono ma alcuni, la maggior parte sì, che è questo centro che io ho fondato con alcuni amici, tra cui appunto il dottor Rota, la dottoressa Santiloni, ma tanti altri che adesso non sto qui a citare, e questo centro che ha come suo scopo fondamentale la, si chiama Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile, quindi non è sulla cultura giovanile, che è la formula che esce facilmente dalla bocca delle persone, vuole promuovere un certo modo di fare cultura che è dei giovani e l'incontro tra le diverse generazioni di studiosi a partire dagli input, dagli impulsi che vengono dalla cultura giovanile, che è una cultura giovanile, lo mettiamo tra virgolette, dobbiamo sempre definire di che si tratta, non vogliamo categorizzare, però è comunque una cultura, è la cultura della contemporaneità. Cioè i giovani sono battuti dalla contemporaneità. Io ai miei tempi non ho fatto dei master in tante cose diverse, poi per mia natura ho lavorato in maniera molto interdisciplinare su tantissimi filoni di ricerca, però perché l'ho fatto io, ma non era una cosa normale. E mentre adesso è normale, fino al limite della precarietà e anche qualche volta della non professionalità. Quindi ci sono i pro e i contro, non è tutto così luce. C'è una grande capacità propulsiva, una grande capacità, quello che io ho verificato in tanti anni di lavoro con i giovani, e c'è naturalmente questo essere trascinati verso, anche per il bisogno di trovare lavoro, verso ambiti rispetto ai quali non si raggiunge facilmente una professionalità. Ecco, tutto questo è motivo di grande riflessione, perché si tratta delle contraddizioni della contemporaneità, e quindi noi abbiamo messo le azioni del centro, le azioni che il centro fa ormai annualmente, una summer school, le giornate di studio, siamo già alla sesta edizione delle giornate di studio e formazione, prima erano nate come corso di formazione, poi abbiamo voluto chiamarle giornate di studio aderendo meglio al loro significato e alla loro natura. Ecco, tutte queste azioni che hanno una loro tematica particolare le abbiamo messe sotto un titolo, che è il titolo con cui abbiamo presentato il progetto alla Regione, che ce l'ha finanziato, che è Evergreen, richiamava un poco Leonardo, che la Regione voleva si celebrasse, ma la forza di questo progetto sta nel sottotitolo Sguardi intergenerazionali nella contemporaneità. Ogni parola di questo sottotitolo è pensata, sguardi, perché è il visuale che diventa spazio, che diventa luogo di incontro, intergenerazionali, perché gli sguardi sono tra le generazioni, a meno che noi non costruiamo delle bolle generazionali, no? delle situazioni protette, ma questo si sa, sono astrazioni, anche se taluno cerca poi di fare delle bolle veramente. E poi nella contemporaneità, perché la contemporaneità è proprio data, costruita da questo sguardo intergenerazionale, da questo incrocio di sguardi, ed è questa la contemporaneità. La contemporaneità non è all'interno di una generazione, ma è tra le diverse generazioni. E quindi tutto questo naturalmente diventa stimolo per le giornate che noi abbiamo organizzato e per le tematiche specifiche che noi abbiamo inserito in queste nostre giornate. Delle tematiche specifiche non parlo, perché adesso farò una piccola introduzione
cercherò di essere molto breve alle giornate, appunto, e quindi dirò qualche cosa in più sulla loro genesi, sulla genesi delle tematiche del sistema che abbiamo costruito e intorno al quale noi vorremo lavorare nei prossimi giorni, oggi e nei prossimi giorni. Do la parola a Franco Rota, al dottor Franco Rota, che è il presidente del Centro Studi. Molte grazie. Molte grazie Gabriella, complimenti come sempre per il forte impegno scientifico, organizzativo e volontario soprattutto. E tu sei il nostro stimolo, no? E ormai da almeno 4 anni, io ricordo che era il 15 settembre del 2015 quando ci trovammo tra soci fondatori, una decina, diciamo un pugno di volontari, animati dalla volontà di fare qualcosa di utile con i giovani, per i giovani, mettendo a frutto un po' di conoscenze, di esperienze di chi ha alcuni anni in più. E una struttura che è nata piccola e che sta crescendo, è cresciuta e ancora si sta sviluppando. Ricordo di recente l'ingresso anche nel consiglio direttivo di un docente dell'Università di Salerno, il professor Merico, che ha, come dire, ampliato la nostra rete di contatti. Ecco, c'è questo bisogno da un lato di incrementare i contatti, l'interazione tra mondo della scuola, mondo universitario e rispettivamente il mondo della vita quotidiana, del lavoro e dell'economia in senso lato. E qui il nostro sforzo, direi, è proteso verso questo tipo di obiettivi, cercare di offrire tutto sommato nuove opportunità di visibilità al lavoro dei giovani, di coloro che inventano, che hanno quella genialità che Leonardo ci ha fatto ricordare essere il pane dell'umanità, e rispettivamente per valorizzare anche le strutture, le istituzioni. Quindi non a caso il titolo anche di queste giornate, che sono ormai alla 6ª, mi pare, edizione, fanno riferimento a questo aspetto, no? Cioè l'importanza che ci sia una convergenza, una coerenza di azione tra le istituzioni e i destinatari dei servizi pubblici. Il progetto che abbiamo presentato quest'anno è stato già in sintesi ricordato da Gabriella, ha ottenuto il supporto dell'amministrazione regionale nell'ambito dei bandi culturali per la divulgazione umanistica dell'anno 2019. Evidentemente sono stati apprezzati, malgrado la non ridondanza, diciamo, di parametri premianti come potrebbe essere una rete consolidata di partenariati piuttosto che la presenza di sponsor importanti, di cofinanziamenti privati o pubblici di altri soggetti, però ugualmente è stata apprezzata la qualità del programma. Programma che è stato basato su pochi, obiettivi, ma raggiungibili con le risorse del centro. Il primo di questi era ed è la volontà di continuare e di mantenere la sequenza di queste giornate internazionali di studio, che sono ormai un appuntamento consolidato e che attrae la partecipazione di giovani da varie località, anche da fuori regione. E poi abbiamo messo in campo la seconda edizione della Summer School, che si è svolta a fine agosto anche quest'anno, con successo direi. Abbiamo poi previsto, e questo mi piace ricordarlo, la messa in rete della Digital Library, cioè di un repertorio, di un contenitore che è destinato a dare, come dicevo, visibilità, offrire una vetrina ai prodotti letterari, poetici, multimediali dei ragazzi, dei giovani, giovani sempre con un certo lasco rispetto al limite massimo di età, soci o non soci, con l'auspicio però che anche loro che non sono soci si avvicinino
al centro e contribuiscano a, a rafforzarne la struttura. Ecco, questa Digital Library sarà l'elemento che darà continuità, che darà sostenibilità anche negli anni successivi al lavoro iniziato, perché praticamente dovrebbe autoalimentarsi, o quasi. Avremo un form in linea che consentirà di, a chi è interessato, di digitare, di proporre il proprio, diciamo, prodotto dell'ingegno. Ci sarà naturalmente una commissione interna di valutazione che giudicherà l'accettabilità, la qualità del prodotto, e poi verrà messo in linea. Ecco, detto questo, io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio i consiglieri che ci affiancano e che anche loro dedicano a titolo volontario una parte del loro tempo e del loro, della loro attività. Grazie Gabriella, soprattutto per il forte impegno nella conduzione sul piano scientifico, e buon lavoro in queste giornate. Grazie. Sì, io voglio ringraziare tra le altre persone Gabriele Qualizza, che mi ha aiutato, tutto il comitato scientifico naturalmente ha dato il suo impegno, però Gabriele Qualizza mi ha dato suggerimenti, consigli, perché io sono una storica culturale, qui cominciamo già ad entrare in medias res, non sono né un'informatica né un ingegnere, una che si occupa di robotica, non mi occupo di musei, per quanto la parte museale è più vicina naturalmente al mio lavoro, dico che sono una storica, però tutti dicono che io faccio più filosofia che storia, insomma, ecco, il senso di queste giornate è anche questa grandissima trasversalità, ma la trasversalità è molto più che le interdisciplinarità. La trasversalità è portare dei problemi, delle parole chiave dentro ambiti di lavoro, non solo dentro le discipline, ma proprio dentro ambiti di lavoro, dentro pratiche di lavoro diverse, molto diverse, in questo caso sono molto diverse. E quindi questo è il valore aggiunto, secondo me, di queste giornate. E aggiungo solo un'ultimissima cosa prima di entrare a dire qualcosa di come sono nate in me, di come è nata in me l'idea e di che cosa io posso dare agli informatici, ai robotici, eccetera, se vorranno, se farà loro piacere di ascoltarlo. Questo è anche l'elemento professionalizzante, perché se c'è una cosa che rende un po' difficile il nostro lavoro rispetto ad altre iniziative tipo start-up, molto legate a certi aspetti di tecnicismi, proprio di professionalizzazione concreta, è il fatto che questi ambiti che hanno un profilo storico-culturale forte, non solo storico-culturale verso il passato, ma storico-culturale verso il futuro, cioè che si pongono come iniziative che vogliono andare a lavorare sui paradigmi che funzionano all'interno delle cose, della cultura, delle pratiche culturali, ecco, queste manifestazioni appaiono meno professionalizzanti, cioè non mostrano immediatamente il loro lato professionalizzante, ma il lato professionalizzante è forte se pensiamo a quello che sarà la cultura, quello che è già la cultura, il management culturale, la cultura e il trasferimento, i problemi di trasferimento della cultura e tutto quello che riguarda quindi anche la ricerca, quindi anche l'insegnamento, la didattica. Quindi impegni come questo, di queste giornate, che sono fortemente, appaiono fortemente teorici, in realtà entrano a gamba diritta nelle pratiche che ciascuno si trova ad affrontare, perché ciascuno si trova ad affrontare nelle sue pratiche dei temi, dei problemi che ci riguardano e che sono qui trattati. Allora, io sono partita, diciamo per così dire, da questa realtà, metto in maniera da vedere l'orario perché siamo già un po' in ritardo, sono 15:34, va bene, e sono partita da questa realtà che ci sono due termini nel linguaggio di tutti, nel linguaggio corrente,
a tutti i livelli, livelli più alti, livelli più di senso comune, livelli di massa, dei media, eccetera, che vengono continuamente utilizzati. I due termini sono evento, questo è un evento, oggi è giornata di eventi, perché c'è Fridays for Future, c'è lo sciopero dei treni, è un evento, c'è, ci sono tante cose, come c'è il Black Friday, che è un altro evento, che è un altro evento, cioè, insomma, questo, il nostro, è un evento, no? Viene considerato un evento, io ho fatto l'evento per propagandarlo, per quel poco che sono riuscita a propagandare. Allora, l'evento e l'altro termine che torna sempre è narrazione. Ormai tutti i telegiornali dicono questa è la narrazione di Salvini, questa è la narrazione di quell'altro, eccetera, eccetera, ma anche i giovani di Friday for Future e anche quelli delle sardine, mi colpiva ieri questo ragazzo che veniva da questo movimento delle sardine e che diceva noi vogliamo provare a fare una narrazione diversa, dove era evidente che la narrazione diversa non era narrazione del passato, ma era una narrazione che immagina un futuro. Quindi c'è tutto il tema dell'utopia che è stato negli ultimi anni soprattutto capovolto nel tema della distopia, ed ora c'è qualche cosa di diverso, perché non è né l'utopia né la distopia. Questa narrazione è una narrazione nuova. C'è un mio amico che parla di disfanie, cioè di un linguaggio che non esisteva e che lascia intravedere spazi. No, quindi rispetto alla distopia e rispetto all'utopia c'è questo modo nuovo di pensare la narrazione. Ora, se noi pensiamo che la postmodernità, tutto quello che è stato considerato postmoderno, ormai è finita la modernità, non ci siamo più, tutto sta andando in catastrofe, tutto è catastrofe, tutto deve cambiare non sappiamo bene come, e quindi siamo nell'epoca della postmodernità, secondo alcuni autori, no? Ormai è termine usato molto ampiamente. Ecco, postmodernità, la modernità era la narrazione, le grandi narrazioni, la postmodernità sarebbe caratterizzata dall'impossibilità di fare narrazioni. E ora però ritorna il tema della narrazione. E ritorna il tema della narrazione in un'epoca in cui si parla di post-verità. Ecco allora che il nostro cerchio si chiude. Io ora vi parlerò, vi dirò poche cose sul tema evento-narrazione. Il cerchio si chiuderà domenica quando avremo la tavola rotonda, io spero che ci siate tutti, quando si parlerà di post-verità. E io ho detto ai miei colleghi, non poniamoci solamente il problema della post-verità, fake news, confusione, poniamoci il problema cosa viene dopo la verità, intesa come veniva intesa, secondo categorie che avevano molta vicinanza alla metafisica, ad una certa metafisica, ad una certa antologia. Allora, cosa viene dopo quella verità? Nel momento in cui quella verità non è più possibile o non è più recepibile e le narrazioni, quelle narrazioni non sono più possibili, cosa viene dopo questo? La post-narrazione, la post-verità, che cos'è? Veramente, quali sfumature, cosa possiamo trovarci dentro? Ecco, così si chiuderà quindi il cerchio. In mezzo ci saranno tutta una serie di cose che invece riguardano l'idea di evento. Io ho sostenuto nel presentare queste giornate di studio, sia ai miei colleghi e ai miei amici più giovani che avrebbero partecipato, sia un po' alla stampa, eccetera, ho sostenuto che il medium, i media, quindi, non sono semplicemente queste cose di comunicative di bassa lega o di alta lega che siano, ma sono proprio lo spazio in cui il nostro conoscere, io ho usato l'espressione, avviene. Cioè noi siamo lì, in mezzo a tutte queste cose che si legano tra di loro, che si interconnettono, che si interrelazionano, e c'è qualche cosa che diventa conoscenza. Noi avvertiamo nuovi gangli della conoscenza, lì viviamo, lì elaboriamo, li sperimentiamo, quindi in un certo senso lì dentro, nei media, in questi media pensati
in maniera alta, come mezzi proprio di comunicazione reciproca, avviene, noi siamo dentro e avviene la nostra conoscenza. Allora, cerco adesso di fare un brevissimo excursus per farvi capire come le cose si cambiano e appunto sono altrettanti eventi, un brevissimo excursus su questa tematica dell'evento, come veniva considerato in anni addietro, come viene considerato oggi, come è passata questa tematica dell'evento e della narrazione conseguente attraverso quello spazio comunicativo che è la storia. La storia è uno spazio di comunicazione, è uno spazio di relazione, è uno spazio di intersezioni. E questo sia come luogo fisico, dove ci sono le battaglie, ci sono le persone che si incontrano, che promuovono iniziative, eccetera, sia come storiografia, cioè come materiale che viene poi, che trasmette, che trasferisce saperi, che li mette in onda. Allora, vi propongo un testo, qui io leggere i testi in lingua originale è la mia delizia, è il mio paradiso, perché solamente leggendoli in lingua originale uno trova proprio tutte le minuzie, tutte le sfumature che fanno capire dove siamo, appunto, creano un luogo, creano uno spazio. Ma non ve lo leggerò in tedesco, comunque vi faccio riferimento ad un testo di Cladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft del 1752, Scienza generale della storia. Vi faccio solo avvertiti sul fatto che scienza della storia era già una... poi Cladenius è latinizzato. Ed è lui era un teologo, però appunto scrive questa scienza. Poi su tutto questo, sui rapporti tra le discipline, ci sarebbero da fare appunto. Io lo dico ora, lo dico brevemente, ma alcuni mi chiedono, dopo le giornate, dopo l'esame scuro, incontriamoci ancora, anche informalmente, per parlare meglio di alcune cose, prendere quel problema, magari quel testo, analizzarlo. Io sono disponibilissima, basta che voi vogliate, che vi organizzate, i giovani, i meno giovani, tutti, io sono disponibilissima. Mi dicono, devi fare lezione. No, io non voglio fare lezione, voglio incontrare, comunque io sono sempre disponibile. Comunque, già parlare di scienza della storia in quell'epoca era una cosa particolare, però la cosa che è interessante è che Cladenius, in questa Allgemeine Geschichtswissenschaft nel 1752, fa una teoria del rapporto tra storia e, lui usa il termine Begebenheiten, che è anche femminile. Ora, il vocabolario traduce eventi, ma non, per evento in tedesco c'è anche un'altra parola che veniva usata anche in quell'epoca, Ereignis. E Begebenheit non è proprio l'evento, è ciò che si dà, è la datità, ma è proprio, infatti, è sich begaben, darsi, andare verso qualche cosa. Mentre Ereignis è l'evento come qualcosa che viene fuori da. Quindi vedete già la sfumatura, questa datità che è lì, che si dà. Quindi, e lui dice, prima di tutto, lui dice, fa riferimento agli eventi indifferentemente, usando esempi presi dalla storia e presi dal mondo fisico-naturale. Questa è la prima cosa. Ma soprattutto lui dice una cosa che è molto interessante, che a volte ci sono degli eventi che sono tutti un po' simili tra di loro, che hanno dei rapporti l'uno con l'altro, di fondazione. Lui non dice di causalità, non pone il tema della causalità, ma di fondazione, Grund, usa sempre la parola Grund, dice questi possono essere considerati anche un unico Begebenheit. Allora lui non parla di rivoluzione francese, perché la rivoluzione francese ancora non c'era stata, però io faccio sempre l'esempio invece della rivoluzione francese perché è forte, no? Allora, la rivoluzione francese, il mio dolcissimo sposo è andato a prendere le locandine che avevo lasciato a casa. Applauso. Non so se vorrai tagliare, ma insomma, possiamo lasciarlo, non abbiamo detto niente di cattivo, di grave. E,
Allora, lui dice, appunto, allora io faccio sempre l'esempio della rivoluzione francese. Gli storici stessi che in quell'epoca scrivevano della rivoluzione francese dicevano la rivoluzione non esiste. Cos'è sta rivoluzione? Non esiste la rivoluzione. Esistono i rivoluzionari. La presa della Bastiglia, un evento, è un evento la presa della Bastiglia, ma non è un fatto. Il fatto è che ci sono stati i francesi che sono andati lì e hanno buttato giù la Bastiglia. Poi la presa della Bastiglia fa diventare questa cosa l'evento. Ora, questo è molto importante, questa differenza. Questa differenza tra la sache, come dice Claudenius, cioè la, sarebbe la subject of matter, sarebbe in inglese, no? Così, oppure lui usa anche ding, che è il termine molto più generico per cosa, si può dire cosa, però sono due cose diverse, ding e sache, lui usa consapevolmente in maniera diversa. E invece quindi appunto l'evento che ha in sé tutte queste cose non è una concettualizzazione, non è solo un'astrazione, è proprio il condensato, no, di tutte queste cose, per cui non lo vediamo come l'insieme di tutte queste cose. E invece Ereignis o altre cose del genere, o il fatto. Ecco, quindi guardare molto, io ho messo le cose, ma non le sto mostrando perché odio le diapositive. Come si fa, scusa? Qua? Ah, questo è troppo difficile per me. Guardare vuol dire. Poi ecco, c'è il tema della verbalizzazione dell'evento e lui appunto fa riferimento agli enunciati storici, ma io qui non vado avanti e invece passo ad un altro momento della storia della storiografia, alla storia della guerra dei trent'anni, storia e preistoria, pubblicata nel 1888 da Gustav Droysen. C'è un punto, vi leggo una frase: ebbe termine questa assemblea imperiale, si trattava del Reichstag di Regensburg, quando nel 1608 si doveva decidere qualcosa e non si è deciso niente, non è stato pubblicato il solito Reichsabschied, che era il documento che veniva pubblicato alla fine della riunione del Reichs, del Parlamento imperiale tedesco, e questa cosa, sentite, ebbe termine questa assemblea imperiale senza un documento conclusivo. Essa era spaccata, frantumata come la nazione stessa, la cui unità avrebbe dovuto rappresentare. Ora non c'era più alcun legame, si potrebbe tradurre anche non ci fu più alcun legame, perché in tedesco il preteritum è il passato, non c'è l'imperfetto. Io ho messo c'era perché in italiano normalmente viene tradotto c'era, ma non ci fu più alcun legame che la tenesse insieme. Ora che anche quell'assemblea che costituiva il centro di ogni potere politico era dissolta, si può anche dire fu dissolta, si frantumò. Anche la pace religiosa ora non poteva più tenerla insieme. Allora io faccio attenti, questa è una narrazione. È una narrazione. Di che cosa parla questa narrazione? Di evento, di un evento? Parla di un non evento, perché il documento non venne scritto. Però quel non evento diventa, nelle parole e nella sensibilità dello storico, un evento fondamentale, un Reichstag che non era stato capace di produrre il documento e che scatenava la guerra dei trent'anni. Nel 1648 succede una cosa diversa. Nel 1648 viene prodotto un documento che è il documento chiamato La pace di Vestfalia. Aspetta. Come si fa a vedere l'immagine? No, l'immagine, c'è un'immagine, questa, un'incisione. Che non viene fuori. Sì, eccola. Si vede?
Ecco, questa è un'incisione del 1644, quindi sono i preliminari della pace di Vestfalia. Perché ho messo questa incisione e insisto sul fatto che l'evento è il fatto che si chiami pace di Vestfalia ed abbia, si chiami proprio pace di Vestfalia. Cosa vediamo noi qui nell'immagine? Vediamo persone che parlano, che stanno lì, fanno la fotografia di gruppo, no? Perché stavano lì a discutere per produrre questo documento. Dal 1644 al 1648 sono qua ben 4 anni, quindi non è poco, a produrre questo documento. Allora questa cosa mi serve, io qualcuno dice che sono capziosa, penso di dover essere sottile, di avere il dovere di essere sottile. Questa cosa mi serve per distinguere l'evento dal fatto, a cui si aggiunge spesso la parola storico confondendo poi le idee. Che cos'è il fatto che poi diventa dato? Il fatto è qualcosa che viene fatto, è un'azione. Ci sono queste persone, stanno lì, discutono, parlano, si organizzano, cioè a un certo punto si mettono e scrivono il documento e questo documento diventa poi il dato di riferimento. Il dato di riferimento in base al quale lo storico dice ecco, questa è la pace di Vestfalia. La pace di Vestfalia contiene in sé, non è solamente il documento, altrimenti direbbe il documento che esce dal Reichstag, eccetera, eccetera. No, la pace di Vestfalia è l'inizio di un'era. È l'inizio di un'era in cui un'Europa che prima non c'era, da quel momento c'è, perché sono state messe alcune clausole. Quindi ecco che la pace è l'evento. È il significato. Perché questo è importante dal punto di vista storico-culturale e dal nostro punto di vista, poi che vogliamo riflettere sulle modalità stesse in cui possiamo immaginare l'evento, dirci che cos'è un evento e che rapporto ha con la conoscenza e con il sapere. È importante perché? Perché c'è la storia, adesso qui sarebbe una lunga storia veramente di intrecci, di intrichi, così che non posso ovviamente neppure richiamare, ma ha sempre oscillato la storia della storiografia, lo storico, la scienza storica, tra mettendo l'evento tra visibile e invisibile. Cioè nella storia c'è una sfera e nello scrivere la storia, nello studio della storia c'è una sfera di visibilità e una sfera di invisibilità. Tenete conto del fatto che visibilità e invisibilità sono categorie fondamentali per tutto il paradigma politico, giuridico, moderno e contemporaneo. Quindi diventano categorie fondamentali anche per la storia. Allora, gli eventi, i fatti, identificati con i fatti, ma noi abbiamo visto che non sono i fatti gli eventi, non sono i fatti storici, non sono i dati. Gli eventi sono già qualcosa, anche quando le parole ci portano a dire ecco l'evento, no, non è. Ecco, gli storici hanno sempre messo gli eventi identificati con i fatti nella sfera della visibilità. E poi c'è una sfera di invisibilità, che è la riflessione, che è la filosofia della storia, che sono le teorie, che sono l'antropologia, la sociologia, secondo i casi, secondo le varie prospettive, che danno il senso, il significato all'evento. Quindi l'evento non avrebbe nessun contenuto cognitivo, perché il contenuto cognitivo viene da questa sfera di invisibilità che dà i sensi, che dà i significati. Adesso torniamo, veniamo ai nostri giorni. Gli eventi, quando noi parliamo di evento, l'evento sta nella sfera del visibile o dell'invisibile? I fatti di cui i ragazzi, i Friday che vanno in strada, certo, stanno nella sfera della visibilità, quelli sono fatti. E bisogna fare i conti con i fatti, con i documenti, con i dati. Ma l'evento, Friday for Future, è l'evento. La quantità di giovani che stanno per le strade sono i fatti. Friday for Future ha persino il fatto che i giovani si sono incontrati, eccetera, hanno deciso di chiamare tutto quello che fanno Friday, pure quello è un fatto. Friday è come la pace di Vestfalia, no? O la rivoluzione, quello è l'evento. Allora, questo evento ha in sé un contenuto cognitivo, che è un contenuto cognitivo in quanto comunicativo,
e in quanto narrativo. Ed ecco allora che il modo attuale, che spesso viene, io stessa, qua, ogni cosa che fanno, piccola è l'evento, però dobbiamo andare poi al fondo del paradigma culturale, del pensiero che automaticamente o consapevolmente sta dentro l'utilizzazione di certi linguaggi. Allora, i nostri eventi sono eventi in quanto hanno un contenuto cognitivo e un contenuto comunicativo. Quindi qualsiasi cosa che anche il singolo vuole fare ha in realtà un elemento di, che se ne renda conto o no, più alto o meno alto, un elemento di cognizione, di riconoscimento, di senso, di significazione, quindi nell'evento, cioè il significato non gli viene da fuori, il significato, da nessuna filosofia della storia, e di narrazione, è lì per narrare qualche cosa, narrare non in senso distopico, non in senso utopico, ma usiamo questa espressione che usa il mio amico e collega poeta eccetera Steven Greco, disfanico, cioè che lascia intravedere, sono nuovi linguaggi in un certo senso, anche questi che sono vecchi, apparentemente vecchi, ma vengono utilizzati in maniera da lasciare intravedere qualche cosa di diverso. Ecco le nuove narrazioni. Ecco perché la narrazione, le nostre narrazioni saranno grandi, saranno piccole, ma non riguardano solo il passato o il futuro, riguardano anche il futuro. E c'è un'altra cosa importante, tutta la discussione visibile, non visibile, era anche collegata alla definizione del passato, del presente, del contemporaneo e del passato prossimo. Perché il passato è invisibile per natura, quindi deve essere recuperato in maniera ermeneutica, con vari sistemi, eccetera. Il passato prossimo era visibile a chi ce lo racconta, quindi ancora una volta il racconto, ma è invisibile a chi vuole, a chi vive nel presente. Il presente, che è poi la contemporaneità, è visibile a chi vuole raccontarlo. Oggi il presente, la contemporaneità, è visibile? Noi conosciamo attraverso e aderiamo qualche volta attraverso un semplice like a movimenti che sono lontanissimi. Io mi ricordo la sensazione che avevo quando c'era la piazza, non Tiananmen, la piazza in Turchia. E io avevo messo, cioè guardavo i vari, perché analizzo un po' come cosa succede in questi miei social media, quindi guardavo questa e riflettevo sul fatto che per il fatto stesso di mettere il like ci si sente parte di quel movimento. E allora la contemporaneità, il presente, sta nella sfera del visibile o dell'invisibile? Tutto questo che rapporto ha con i media, con la mediazione? È conoscenza mediata o conoscenza immediata? Sicuramente mediata, a mio parere, cioè la presunta immediatezza è molto limitata al dato di fatto, che è importantissimo. Però nel momento della conoscenza qualcosa di più deve succedere, qualcosa di più deve avvenire. Ecco perché io ho lanciato questa idea che in fondo all'interno di queste mediazioni che vengono fatte, di queste connessioni, di queste relazioni, avvenga il nostro sapere. Cioè il nostro sapere si forma lì. E allora ecco l'importante tema della mediazione, che era già stato posto nella Summer School, in particolare da alcuni ragazzi che ponevano il problema dell'informazione mediata o immediata. Sono grandi temi, no? Però noi cerchiamo di vedere alcuni tornanti e anche alcuni modi della loro elaborazione reciproca. E così mi sono permessa addirittura di dare ad Andrea Sgarro il titolo Intelligenza artificiale come medium, e ad Enrico Maria Balli, che spero che arrivi, intelligenza e l'esperimento come medium.
E quindi io vedo un po', adesso ho lanciato la palla dal mio campo, dal mio settore e dalla mia esperienza, che però è un'esperienza che vuole essere molto pratica, cioè esperienza veramente di pratica, di insegnamento, di ricerca, dove il rapporto tra la comunicazione dei saperi e la ricerca è molto forte, proprio perché ho lavorato in maniera trasversale tra diverse tradizioni disciplinari, quindi raccogliendo la sfida di riconoscere quali momenti di traslato c'erano tra una disciplina e un'altra e quale sistema di pensiero questi traslati riuscivano a costituire. Ecco, io avrò modo poi di spiegare magari meglio quello che pensavo a mano che andremo avanti e a mano che i dibattiti si svolgeranno, ma adesso lascio la parola con molto piacere. Io non faccio grandi presentazioni perché ho messo i profili nelle brochure, perché così ognuno sa un po', le persone poi può avere contatti eccetera ulteriormente in base a quello che particolarmente interessa. Io stessa ho messo un profilo mio non tanto piccolo, perché ho pensato che l'unico modo di rappresentarmi era proprio di far vedere il tipo di percorsi di ricerca che ho fatto. Sì, mi chiamo Andrea Sgarro, ma insomma mi conoscerete via via da quello che vi racconterò. Ringrazio Gabriella che ha avuto la temerarietà di invitarmi su un tema che lei mi ha imposto e che a dir poco è ambizioso. Sono contento di essere nella scuola di lingue in cui ho insegnato parecchi anni in un corso di traduzione scientifica, per cui conosco queste aule. E poi nella scuola di lingue è depositata una delle pubblicazioni di cui sono più orgoglioso, una pubblicazione su pietra, entrando sulla sinistra, vedete le lapidi che assieme a Ivan Berch, pesando, non dico la virgola, ma se la virgola dovesse essere un po' più in alto, più in basso, abbiamo scritto in maniera da lanciare un messaggio chiaro e conciso su quello che è l'edificio in cui ci troviamo. E allora, ho apprezzato molto una citazione di Heine che compare nella vostra presentazione, che devo dire non conoscevo. Allora, è Heine quello? No, no. Altro Heine. Ah, che delusione. Io invece citerò Leon Battista Alberti, ma devo dire che nel mio caso è proprio lui, anche se lo cito nella sua veste di spione. Sapete che Leon Battista Alberti ha fatto la spia in una delle mie vite pregresse, ho fatto il crittografo, quindi a un certo punto mi hanno regalato questo bellissimo libro del De Componendis Cifris di Leon Battista Alberti. E lavorava per servizi segreti fra i più brillanti della sua epoca, quelli del Vaticano, e ha scritto questo bellissimo trattato di crittografia che è stato scambiato dagli umanisti per un trattatello di filologia, è rimasto completamente dimenticato finché un secolo fa è stato riscoperto da uno storico della crittografia, il quale si è accorto che per la crittografia e la statistica questo libricino è assolutamente fondamentale. Allora, che cosa scrive? Ve lo do nella traduzione italiana. Che cosa scrive proprio all'inizio il Leon Battista Alberti, spione del Vaticano? Dunque, mentre ero coldati nei giardini pontifici al Vaticano e si discuteva come al solito di faccende letterarie, ci capitò di parlare in termini vivamente elogiativi dell'inventore tedesco che di questi tempi
ha reso possibile riprodurre da un esemplare più di 200 volumi in 100 giorni e con l'opera di non più di 3 uomini mediante un sistema di caratteri mobili, tecnica che consente di ottenere una pagina intera di formato grande con una sola impressione. Allora vedete com'è colpito l'Alberti di questa novità tecnica, la quale, insomma, lui lo intuisce subito, sconvolge il mondo, in particolare sconvolge anche il mondo della crittografia, perché la comunicazione fino a un certo punto ha poco bisogno della crittografia, no? Due tribù rivali parlano lingue diverse in maniera da non capirsi e stanno ben attente a fare in modo che le lingue non si avvicinino, devono allontanarsi le due lingue. Quando si comincia a scrivere sono pochi gli scrivi che sanno che diavolo ci sia scritto in quei caratteri, quindi la comunicazione in cifra è più o meno contemporanea della comunicazione in chiaro, serve non solo a comunicare ma anche a nascondere. E naturalmente nel momento in cui abbiamo o il treno di cui parla l'altro Heine, che sconvolge le distanze, no? Oppure la possibilità di trasportare informazione in una maniera assolutamente sconvolgente ed inaspettata, allora il mondo cambia senza che noi neanche ce ne rendiamo conto. Cambia la percezione della distanza. Io sono ancora sotto l'impressione, mio figlio ha lavorato per un anno e mezzo in Cina, in una piccola città di 12 milioni di abitanti vicino a Shanghai, che invece è grande, e quando avevo la sua età mi capitava per ragioni di lavoro di andare a Palermo, naturalmente non in aereo perché l'aereo era per i signori, no? C'era l'aereo Trieste-Venezia perché il signore, anche se si perdeva tempo, andava in aereo a Venezia e non in treno. Per cui io ci andavo in treno a Palermo e lui ci metteva meno tempo ad arrivare nella sua città vicino a Shanghai di quanto io alla sua età non ci mettessi per arrivare a Palermo, Italy. Va bene. Quindi è chiaro che quello che era un grande paese improvvisamente diventa un piccolo paese. Quando si parla anche di unità europea, ci dimentichiamo che le dimensioni sono cambiate. Quello che era di dimensione giusta, ormai è di dimensione ridicolmente piccola. Allora, per cominciare a parlare di intelligenza artificiale, per quel poco che io ne so, allora, devo dirvi che quando sono comparse macchine di calcolo potentissime, immediatamente si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, cioè la macchina universale che fa cose diverse, ma la macchina è sempre lei, perché la caratteristica del calcolatore è quella di essere una macchina universale che fa qualunque cosa, o almeno che fa compiti completamente diversi l'uno dall'altro. Immediatamente si risveglia questo interesse, no? Quando Babbage si occupa del suo calcolatore, quello che avrebbe dovuto funzionare e mai funzionò mediante l'energia a vapore, perché quella era l'energia corrente a quell'epoca, immediatamente la sua sodale Ada Lovelace, la figlia di Byron, comincia a parlare di intelligenza artificiale. Turing, quando prima della Seconda Guerra Mondiale ci spiega come funzionano i calcolatori, cosa possono fare, cosa non possono fare, e questo prima che il primo calcolatore esista, anche lui dopo la guerra comincia a parlare, e prima del suo tragico suicidio, comincia a parlarci di intelligenza artificiale e scopre che la macchina di calcolo per diventare intelligente ha assolutamente bisogno di una monetina. Deve essere in grado di buttare una monetina a caso e per poter introdurre al suo interno la probabilità. Sembra che Turing ha ragione, sembra che intelligenza e probabilità, cioè non si possa simulare l'intelligenza se non avete la monetina da estrarre
con cui potete simulare appunto la probabilità. Conrad Zuse, no, lui è un ingegnere più concreto, the fact of computers, quello che ha fatto insomma il primo calcolatore. Lui è più concreto, quindi no, non mi risulta che si sia occupato anche di intelligenza artificiale, anche se può darsi che ne abbia parlato anche lui, ma insomma io non ne sono al corrente. Ma per esempio Claude Shannon, il padre invece della teoria dell'informazione, lui sì che parla anche di intelligenza artificiale. Allora devo dirvi che questo mezzo tecnico è talmente forte, il calcolatore, la rete, tutto quello che sta attorno, sono mezzi tecnici talmente forti che non possono non cambiarci in maniera, ci cambiano in maniera radicale, che noi lo vogliamo e non lo vogliamo. Io lo vedo molto bene perché probabilmente ne so di più degli altri, nel senso che qualche cosina la so, però io vedo è evidente che io non sono un nativo digitale, cioè questo lo vedo subito quando vedo come si comportano i miei studenti, per esempio. C'è una differenza radicale che non ha nulla a che vedere con il capire. È proprio la facilità di muoversi, ma anche la spontaneità di muoversi in un ambiente nuovo, no? È come il selvaggio che in una savana, che ne so, africana, vede, si muove benissimo. Questo è un mondo fatto dal buon Dio, non è un mondo artificiale, ma lui si muove benissimo in questo mondo, no? Vede le foglie che sono calpestate, capisce che c'è passato un animale. Che cosa sa delle leggi di Newton? Non ne sa niente, no? Newton probabilmente si sarebbe perso nella stessa foresta. Quindi una cosa è capire e un'altra cosa poi appunto muoversi dentro. Io faccio parte, ahimè, di un'altra generazione. Ho dei ricordi su, siccome fin da piccolino, appena laureato, ho lavorato con i calcolatori, mi ricordo a Livorno, ero all'Accademia Navale, ero ufficiale di complemento, con altri, lavoravamo a Livorno, cioè con altri colleghi matematici, ingegneri elettronici, informatici no, perché non c'era ancora nessun laureato in matematica in quell'anno. E lavoravamo al calcolatore, c'era già la rete perché la macchina stava a Firenze, e quindi la comunicazione avveniva per via telefonica, il che vuol dire che eravamo militari, non era difficile convincerci. Noi lavoravamo di notte perché di notte le linee telefoniche erano scariche e di giorno era impossibile usare la macchina, perché tutti si telefonavano e quindi niente da fare. Ma devo raccontarvi, no, così viene anche fuori subito la mia fissa sulle lingue, devo raccontarvi anche una esperienza assolutamente emozionante che io ho avuto a un certo punto. E una cosa è capire le cose razionalmente, no? E una cosa è emozionarsi, cioè improvvisamente percepirle in altro modo. Allora, fra le mie deplorevoli curiosità di tipo linguistico, c'era la pronuncia della X. Sapete che gli dei aztechi hanno nomi che sono pieni di X. Allora, la mia congettura, basando sul fatto che in catalano la caja castigliana diventa cascia, scritta con la X, che la città asturiana di Gijón in asturiano diventa Shishon, avevo la congettura che qui si fosse di fronte a pronunce arcaiche, forse anche del castigliano, per cui questa X in questi nomi aztechi fosse in realtà andasse pronunciata sh. Questa era la mia congettura, che non perseguivo in maniera particolare, perché a me piace, poi arriva il momento in cui trovi la persona, gli parli e ti chiarisce la congettura. Quindi non ci pensavo più che tanto, ma in un angolino della mia mente io ce l'avevo. Allora, a un certo punto, per pura coincidenza, scopro che la lingua azteca non è morta.
La lingua azteca viene parlata ancora da circa 2 milioni di persone nel Messico, con i numeri che circolano da quelle parti è quasi estinta, no? È il numero di quelli che parlano sloveno in realtà. Allora, naturalmente, questo lo sapevo, in rete c'è per esempio Forvo. Forvo è uno strumento che vi impedisce di fare errori di pronuncia, perché l'elenco di lingue presenti in Forvo è infinito, no? Naturalmente meno importante la lingua, più corto è l'elenco, però la lingua degli Aztechi, che si chiama Nahuatl, mi sono detto magari è presente in Forvo. Effettivamente la lingua degli Aztechi è presente in Forvo. Per cui io ho pigiato su Nahuatl, è comparso un elenco di parole, fra cui molte parole con la X e nomi anche di divinità azteche. Ho pigiato ancora una volta ed un azteco ha cominciato a parlare con me. Allora, quello che mi ha sconvolto, a parte il piacere di risolvere la mia congettura, perché avevo assolutamente ragione, ho scoperto anzi che bisognerebbe dire non Mexico, Mexico, ma seguendo gli aztechi bisognerebbe dire Messico. Ma insomma, quello com'è? Sì, è quello... Quello che mi ha sconvolto, che fra il momento in cui io ho scoperto che la lingua degli Aztechi non era morta e il momento in cui io ho sentito un Azteco che mi parlava, io credo che i minuti passati non siano stati più di 3, forse 4. Va bene? Questa, e lì ho avuto proprio la percezione chiara e distinta, il mondo è cambiato. È successo qualcosa di nuovo in una maniera assolutamente sconvolgente. Allora, non solo, ma vi dirò, a proposito del mondo che cambia, adesso vi proverò a fare un po' di più lo scienziato, no? Scienziato, insomma, ci provo. Allora, vediamo, per esempio, siccome la fissa delle lingue ce l'ho avuta da sempre, vediamo per esempio un problema, il problema della traduzione automatica. Quando io ho cominciato a entrare nel mondo della ricerca, allora uno dei grandi nomi che circolavano era quello di Noam Chomsky, c'è ancora tra l'altro, no? Ma quella volta era un pochino più giovane, era il nome di Chomsky. Allora, Chomsky ha fatto dei modelli linguistici straordinari che riguardano le grammatiche generative, dimostrando una mentalità da, come dire, da scienziato teorico. Allora, il scienziato teorico, in primis il matematico, ha questa caratteristica che è molto poco popolare nel mondo degli umanisti, invece. Ignora gli alberi per vedere bene la foresta. Quindi, da una parte, le grammatiche di Chomsky... Sì, salve. Le grammatiche di Chomsky per un linguista tradizionale sembrano dir poco niente, no? Sono morte così, schematiche, eccetera. Però nello stesso tempo rivelano delle caratteristiche straordinariamente profonde che possiedono le lingue, che possiedono anche lingue in apparenza completamente diverse l'una dall'altra, per cui c'è da chiedersi che cosa sta nel mio cervello e mi permette di parlare, qual è la grammatica profonda che la lingua mongola e la lingua friulana hanno in comune, perché sembra che qualcosa ci sia. Allora, questo modello chomskiano, naturalmente, è assolutamente affascinante. Io d'estate vado a Grado, dove abbiamo un appartamentino preso quando i bambini erano piccoli, per cui Grado era perfetta. Adesso i bambini non sono più piccoli di Grado, almeno il maschio non vuole più sentire parlare, ma quello che sta vicino. Però io ci vado anche perché ne approfitto per incontrare alcuni dei miei amici. Uno di questi è Nello Cristianini. Conoscete Nello Cristianini? In che strano mondo viviamo?
Nello Cristianini, un professore prima statunitense della East Coast e poi adesso sta da molto tempo in Gran Bretagna, a Bristol, è uno di quelli che hanno inventato il machine learning e poi big data. È stato in quei famosi elenchi dei 100 scienziati più influenti del mondo, anche se abita a Bristol, come dice il nome, è italiano, anzi per essere più pignoli. Goriziano, è stato mio studente tra l'altro. Quindi, curioso, no? I nomi illustri di chi si occupa, cioè a Gorizia dovrebbero essere tutti contenti di avere Nello Cristianini, invece ho l'impressione che nessuno sappia che esiste. Vabbè, comunque arriva Nello Cristianini e ci facciamo delle lunghissime discussioni sulla cibernetica, che cosa sia, che cosa è stata, che cosa potrebbe essere, assolutamente appassionanti. Siccome lui è molto bravo di queste cose, riuscirebbe a fare questo intervento molto meglio di me, devo dire che quello che mi ha colpito è stata, nell'informatica teorica, nel big data per esempio, la morte di quello che la malattia grave di quello che sembra uno dei cardini di ciò che noi vediamo come, insomma, pilastro che regge la scienza, vale a dire il modello, no? È il modello newtoniano, il modello einsteiniano, il modello della fisica quantistica. Gli ultimi due modelli, fra l'altro, come ci ha spiegato bene Carlo Rovelli, sono in contraddizione l'uno con l'altro, nel senso che se uno è vero l'altro è falso, se il secondo è vero è falso il primo, il che è per uno scienziato una splendida notizia, perché vuol dire abbiamo ancora molto da capire. Quindi, meraviglioso. Le cose non funzionano, meglio di così. Allora c'è... Viene attribuito a uno statistico che mi pare si chiami Box o Cox, ma non ha nessuna importanza perché sicuramente non sarà sua. C'è questa famosa citazione: noi facciamo la scienza sui modelli. No? Questa famosa citazione che dice: i modelli sono tutti falsi, però alcuni sono utili. Anche affermazione non priva di straordinarie conseguenze, Visto che gli scienziati si occupano di modelli, a interpretarla letteralmente sembra che gli scienziati la realtà non si occupano di realtà, si occupano dei modelli della realtà, che sono un'altra cosa. Nella fisica di Newton si parla di punti adimensionali, nella realtà non esistono. Quindi la fisica di Newton, per esempio, parla di cose che non esistono, però il modello di Newton è estremamente utile, ancora oggi, fra l'altro. Nonostante Einstein, nonostante la fisica quantistica. Oggi abbiamo il big data, abbiamo una quantità di dati enorme che sono facilmente accessibili. Anche lì mi ha colpito molto la curiosa evoluzione della traduzione automatica, la quale è partita dai modelli meravigliosi di Noam Chomsky, e a questo punto uno dice: ma perché fare tanta fatica con i modelli? C'è già tutto in rete. La gente dice cose che sono già state dette tante, tante volte. Quindi in rete c'è tutto, in qualunque lingua, forse perfino in Nahuatl. C'è l'originale e la sua traduzione è già pronta. Perché fare fatica a ricostruire la traduzione? Invece di Chomsky diventa importante Harry Potter. Nella traduzione automatica, come si fa oggi, che è molto migliore di quella di un tempo, che qualche volta diventava facilmente umoristica, Harry Potter è fondamentale. È fondamentale perché... Tanto è pieno di frasi normali, nonostante tutto, no? Perché il mondo fatato di Harry Potter è fatato solo per noi. Se voi andate in una high school inglese, quello che vedete è proprio quello che viene descritto nel libro di Harry Potter.
A noi sembra strano, ma non a un inglese. E c'è già tutto in Harry Potter, per cui sì, invece di Chomsky, Harry Potter. Dov'è il modello linguistico? No, la statistica più brutale sostituisce il modello linguistico. La verità è dovuta semplicemente a fatti statistici, perché compare una montagna di volte, chi se ne frega di capire. Cioè, veramente non, sembra essere scomparso il desiderio, che era la base della nostra mentalità scientifica, di capire perché. Non fa niente, non occorre capire perché, traduci e traduci bene. Adesso di recente sono stato a un paio di congressi, mi ero stufato di andare a congressi, ma ce n'era uno a Budapest in cui io sono vissuto un anno, per cui ci vado sempre con piacere, e per cui sono andato a questo congresso di linguistica computazionale a Budapest. Naturalmente una delle cose che scopro subito è che il nome linguistica computazionale, come succede, è arcaico ormai, no? Perché i nomi cambiano continuamente. Adesso la persona alla moda deve dire natural language processing. Ma insomma, io ho una certa età, quindi continuo a dire linguistica computazionale. Allora io ho scoperto con stupore, a dir poco, che c'erano ancora i modelli, insomma, i modelli, per esempio nel nostro lavoro c'erano i modelli. Però ho scoperto, a dir con meraviglia, che in questo congresso, badate che sto parlando di un congresso tecnico di informatica, dove c'erano gli informatici, gli ingegneri elettronici e così via. Bene, uno dei temi principali che praticamente si portava via a metà del congresso, perché si batte molto su questo tema oggi, era il sarcasmo. Uno dice il sarcasmo. Sono arrivato a un congresso di linguistica computazionale, ci sono i matematici, i computer scientists, gli ingegneri elettronici, e di che cosa si parla? Del sarcasmo. Invece, proprio perché noi stiamo usando questa enorme mole di dati dal punto di vista statistico, riconoscere il sarcasmo è un'esigenza assolutamente vitale, no? C'è un episodio famoso, quello del ragazzotto in una sala d'attesa aspetta l'aereo, e manda un messaggio. Di fronte a lui era seduta una ragazza bellissima, per cui lui era molto emozionato, e manda un messaggio in cui dice: no, questa è una bomba, io devo farla esplodere. Risultato: dopo poco arriva la polizia, lo ammanettano e lo portano via. Poi gli hanno rimborsato il volo aereo, però insomma comunque non è stato molto piacevole. Allora, siccome tutto è sotto controllo, sono molto contento che in una recente numero di report si sia stato detto con grande chiarezza che un telefonino spento è altrettanto pericoloso di un telefonino acceso. Non c'è nessuna differenza. Per voi, il mio telefonino adesso è spento perché non suoni durante la mia presentazione, ma può darsi che qualcuno lo stia usando senza che io me ne renda conto, no? E allora, capite, riuscire ad evitare incidenti di questo tipo nel momento in cui voi usate questa mole enorme di informazioni è diventato vitale. Non bisogna perdere tempo con i finti terroristi, bisogna utilizzare il proprio tempo solo con i terroristi veri. È un po' forse, siete allarmati? C'è un sistema per rendere il telefonino abbastanza completamente inoffensivo, è quello di togliere, buttarla via e tenervi il telefonino vuoto. Lo svantaggio è che non si può più telefonare, però, ecco, però a parte questo piccolo svantaggio, a quel punto, e solo a quel punto, il telefonino è sicuro. Devo dirvi che anche, non so quanto tempo ho a disposizione, ho ancora un 10 minuti. Allora volevo raccontarvi, adesso entro invece, adesso finora erano chiacchiere, no? Adesso vorrei entrare invece un po' più nel dettaglio in quella che è il mio lavoro scientifico, il quale soprattutto negli ultimi tempi ha di nuovo a che fare con le lingue. Allora, fra le cose di cui mi occupo,
c'è una cosa che in intelligenza artificiale è estremamente importante ed è la logica naturale. La logica naturale è la logica del linguaggio naturale, che in alcune situazioni funziona straordinariamente bene. Se io sono, pensate ad un'automobile che sta per schiacciarsi contro un muro, il guidatore lo evita. Perché? Perché fa un ragionamento di questo tipo. Il muro è molto vicino, la velocità è piuttosto alta, devo dare una brusca frenata, altrimenti vado a sbattere. Ed evita di andare a sbattere con questo tipo di ragionamento. Mettetevi dal punto di vista di un robot tradizionale, il quale ha un sensore, il quale conosce le equazioni del moto, il quale per evitare di andare a sbattere risolve alcune equazioni differenziali, eccetera, eccetera. C'era un problema tecnico che si chiamava quello del pendolo inverso, consiste nel costruire una mano robotica la quale tenga in equilibrio una matita. È un problema che noi riusciamo a risolvere, senza risolvere però nessuna equazione differenziale. Però la matita rimane. Allora, se io devo costruire il robot, naturalmente il problema sembrava essere insolubile, perché il robot calcolava in maniera perfetta quello che c'era da calcolare, risolveva in tempi straordinariamente brevi le equazioni differenziali coinvolte. L'unico problema è che comunque la matita era già a terra. Il primo dito robotico artificiale che si è riuscito a risolvere il problema è stato costruito proprio sulla base di logiche naturali, di logica a fasi sfocate, quelle in cui potete dire sono molto vicino. Dice, ma che cosa vuol dire molto vicino? Però così noi ragioniamo e così noi sopravviviamo in maniera eccellente. Da questo punto di vista il robot o il calcolatore può solo invidiarci, no? Poi noi lo invidiamo quando risolve l'equazione differenziale con il metodo di Runge-Kutta, lì è molto più bravo lui. Però alcuni compiti riusciamo a svolgerli molto meglio noi. E allora si pone questa esigenza di farlo ragionare come ragioniamo noi e creare una logica che sia una logica naturale, che non sia la logica matematica. Per esempio, che bisogno abbiamo in questa logica del principio di non contraddizione? Guardate che noi, ragionando, mica rispettiamo il principio di non contraddizione. Era una bella giornata oggi, no? Ma sì, non ha piovuto, era una bella giornata. Boh, non è che fosse tanto bella. Era anche un po' brutta, diciamo la verità. Era una giornata contemporaneamente bella e non bella. Noi gestiamo tranquillamente situazioni di questo tipo. Poi l'implicazione, il punto fondamentale della logica, dell'inferenza, del sillogismo, anche quello lì siamo dovuti robustamente intervenire, no? L'implicazione è anche una delle mie manie. C'era un mio collega il quale ha avuto la curiosa idea di insegnare logica ai biologi e si trovava in grossissime difficoltà a giustificare il fatto che dal falso si deriva il falso è vero, che dal falso si deriva il falso è vero. Come spiegarlo ai biologi? E ha avuto un'illuminazione, è venuto a raccontarcela tutto orgogliosa, ha detto che ai biologi diceva se mia nonna che avesse rodelli la sarebbe un tram. Affermazione vera in cui la premessa e la conclusione sono false, no? Allora, questo doveva far contenti i biologi nelle sue varianti, no? Se mia nonna la gavessi le rodelle la fosse un tram, o se mia nonna la gaveria le rodelle la sarebbe un tram. Insomma, c'è una certa libertà che il senese non conosce.
Allora, frasi di questo tipo, penso che tra l'altro la variante arcaica di questa affermazione non coinvolgesse Trump, la frasi di questo tipo sono presenti in tutte le lingue, no? Per esempio hanno trovato una, poi qui lì ho fatto una figuraccia, ho trovato una implicazione di questo tipo in turco, in un elenco di proverbi turchi tradotti con l'originale poi tradotti, e l'implicazione è: se mia nonna avesse, non vi dico cosa, se mia zia avesse, e non vi dico cosa, sarebbe mio zio. Allora, quella volta io usavo le diapositive, per cui questo proverbio turco era presente sulla diapositiva che è comparsa sullo schermo. Tutto il proverbio nella sua interezza. Mi sono dimenticato che c'erano 4 Erasmus di Istanbul, i quali naturalmente, appena che la diapositiva è stata illuminata, si sono messi a ridere sguaiatamente. Gli altri non capivano, io ho immediatamente capito naturalmente la gaffe che avevo commesso. E poi invece un altro episodio, quello invece molto piacevole, è successo qui proprio nella scuola di lingue, in cui in uno di questi miei corsetti, raccontando dell'implicazione, una ragazza serba, bellissima, mi ha raccontato l'implicazione multipla: se il bicchiere fosse una bottiglia, se la bottiglia fosse una botte, se la botte fosse il mare, berrei fino all'alba, no? Dai, bure more, pio bih dozore. Ma questa è una canzone, per cui la ragazza serba, bellissima, si è alzata e ha cominciato a cantare in una di queste aule, ma non era in questa, in un'altra, no? Quindi quello invece è stato un episodio veramente gratificante, perché poi sai, queste canzoni slave sono piene di malinconia, per cui ti prendono proprio. Bene, nei sistemi, sì, adesso taglio, ho solo una frase, nell'intelligenza artificiale che si adopera, basata sulle logiche naturali, che si adoperano di condizionatori d'aria, nelle macchine fotografiche, nelle lavatrici, l'implicazione che si adopera è un'implicazione diversa, la quale corrisponde a quello che gli antichi grammatici chiamavano il periodo della realtà. In altre parole, se l'antecedente è falso e la conseguenza è falsa, l'implicazione è falsa. Quindi niente più nonne dotate di rotelle, sono uscite dai nostri condizionatori d'aria, dalle nostre lavatrici e dalle nostre macchine fotografiche intelligenti, e il periodo delle realtà non c'è più, c'è solo concretamente il periodo della realtà, naturalmente anche quello opportunamente codificato in maniera matematica. Io avrei finito. Possiamo decidere come procedere immediatamente con la relazione di Gabriele Qualizza. Un attimo di pausa con un biscottino e un po' d'acqua che io ho portato in bottiglia di vetro, però non avevo i bicchierini di vetro, era troppo complicato. Di cartone ho portato questi di plastica ancora per oggi. E poi fare le domande tutte insieme, perché io penso che sarebbe, ecco, in particolare le interpreti mi dicono che sarebbe bene, perché per loro è un grosso lavoro. Intanto, visto che hai parlato dell'Ungheria e di Budapest, saluto anche Luisa Nigro, che viene appunto che vive a Budapest, studia a Budapest, è di Algerina, vero, dell'Algeria come origine, però vive a Budapest. E quindi aveva tanto desiderio di venire, quindi le abbiamo anche dato il sussidio linguistico necessario, perché non siamo in grado di parlare tutto in inglese, io non ce la faccio a fare. Quindi sì, io avrei delle cose da dire, naturalmente soprattutto delle osservazioni da fare, che come sempre mi aiuteranno poi a tenere insieme
le fila del discorso. Mi pare di vedere che già le persone si sono un po' alzate, quindi io apro il pacchetto dei biscottini. Se 5 minuti, non diamoci tanto tempo, perché così diamo il tempo giusto alla relazione di Gabriele Qualizza e poi abbiamo un bel po' di tempo di dibattito. Io direi che, data la coerenza tutto sommato che c'è tra le cose che abbiamo detto, si può fare un dibattito complessivo molto utile e molto significante. Sono le 17 e un minuto, io credo che possiamo riprendere. Seguiamo il cammino, il percorso che avevamo delineato, no? Ascoltiamo prima Gabriele Qualizza e poi anche di lui trovate tutta la presentazione, il curriculum, ma naturalmente autopresentati nella misura in cui è necessario per conoscerci, per sapere chi siamo mentre parliamo e mentre ci ascoltiamo. Io mi piacerebbe poter presentare tutti, ma poi un po' alla volta nei prossimi giorni. Mi pare che vi ho detto di Maria Rosa Santiloni, che si occupa, è il presidente della Fondazione Ippolito Ippolito e Stanislao Nievo, vero? Tutti e due. Vito Saracino, mi piace ricordarlo perché il Centro Studi ha istituito quest'anno un premio di studio intitolato proprio Giovani, Cultura e Istituzioni per un giovane studioso. In quest'anno sono stati premiati in due, quindi si spartiranno il premio ex aequo, che abbia prodotto un lavoro particolarmente significativo nell'ambito di ricerca sostenuto, proposto dal Centro Studi nel suo percorso già abbastanza significativo e lungo. Ecco, Vito Saracino ha vinto questo premio. Dico a tutti, perché alcuni non ci saranno domani, quindi mi fa piacere dirlo già oggi, che il premio è stato intitolato a Francesco Pinna. Francesco Pinna, che è stato professore, che ha studiato nell'Università di Trieste, forse lo ricorda, è un giovane che è morto, un giovane studente dell'Università di Trieste, che è morto a 20 anni per incidente sul lavoro. Io volevo dare a questo premio anche un significato particolare che richiamasse alla mente di tutti, anche di coloro che vincono questo premio e che hanno la fortuna di poter studiare, di poter portare avanti le loro ricerche, che ricordasse appunto un tema grave. È stato, mi accorgo ora, un rinfocolare, un dolore certo mai sopito, nell'animo dei genitori che saranno domani alle 12.30, quando il premio verrà consegnato, con noi, e quindi per questo lo dico anche per le persone che domani forse non verranno. Per esempio, so che Andrea Sgarro non potrà venire, spero che tu invece ci sarai, perché è un atto di grande generosità che hanno fatto accogliendo la mia richiesta. E appunto vedo quanto sto in qualche modo vivendo con loro dei momenti di particolare emozione per questa cosa, che si aggiungono all'emozione dell'incontro scientifico che, come diceva lui, è a volte emozione, è lì che avviene qualche cosa. Ecco perché ho detto avviene. Certo che poi l'avvenimento, l'evento non è fuori non è fuori dai fatti, anzi li mette in comunione tra di loro e diventa evento. E diventa evento ed è un evento del sapere, un fatto cognitivo. Bene, allora io do la parola a Gabriele. Se riesci a parlare fino alle 5:30, poi abbiamo un'ora per il dibattito. Ok, ringrazio tantissimo
Ringrazio tantissimo Gabriella Valera per avermi coinvolto in questa, in queste giornate interessantissime. E devo anche dirvi, sono veramente molto emozionato dopo aver sentito i due interventi precedenti, che erano di livello altissimo. Concedetemelo, io mi occupo di marketing e quindi ho un approccio, lo vedrete, molto più pratico, cioè, e quindi mi scuso fin d'ora, insomma, per le cose molto dirette, insomma, di cui vi, gli esempi molto concreti, insomma, di cui vi parlerò. La provocazione che mi ha suggerito Gabriella è questa: da un evento a un altro, la mediazione come movimento di significati. Una provocazione che prende spunto da una frase di un sociologo britannico della London School of Economics, Silverstone. Lui praticamente dice, scusate, eccoci qua, che la mediazione, cioè l'azione che svolgono i media, è un movimento di significato da un testo all'altro, da un discorso all'altro, da un evento all'altro. Comporta sempre una trasformazione dei significati, su ampia e su piccola scala. È qualcosa di più di un flusso di comunicazione. I significati mediati circolano attraverso i discorsi in cui agiamo, interagiamo come produttori e consumatori, tentando di dare senso al mondo. Quindi, diciamo, occuparsi di media azione è un modo anche per dare senso, significato alle nostre esperienze. E media azione è spostamento, movimento di significati. Allora volevo un po' riflettere su questo tema, movimento di significati, a partire dal mio particolare angolo di prospettiva. I convegni che organizza Gabriella sono molto belli proprio per questo motivo, perché mettono in rapporto persone che vengono da tipi di preparazione, percorsi di studio, interessi professionali molto differenti, e quindi si creano delle connessioni cognitive ma anche emozionali, insomma, cioè tra interessi differenti. E allora, movimento di significato lo vedo innanzitutto come un movimento di sguardi, no? Un cambiamento di prospettiva, guardare le cose da un punto di vista diverso rispetto a quello consueto. Nell'ambito di cui mi occupo personalmente, che è quello del marketing, in questi anni ci sono stati dei movimenti di significato notevoli. Tradizionalmente la parola marketing è associata al concetto di vendita, in realtà i movimenti di significato che hanno investito quest'area, questa disciplina, sono davvero tanti. Siamo passati da un approccio firm-centric, cioè centrato sulle aziende, sulle corporation, sulle imprese, ad un approccio people-centric, cioè centrato sui consumatori, cioè sulle persone, su di noi. Siamo passati dalla logica della transazione, cioè della vendita, ICAT NUNC, a una logica di relazione che deve avere una durata lunga nel tempo. Siamo passati da una logica che focalizza l'attenzione sul prodotto fisico con le sue caratteristiche prestazionali, a una logica che pone l'accento sulle esperienze che noi come persone viviamo. Quindi qui ci possiamo collegare anche al tema degli eventi, no? Siamo passati da un'attenzione focalizzata sui dati a un'attenzione che è focalizzata invece sui significati e sulle motivazioni che le persone attribuiscono a ciò che fanno. Siamo passati dall'advertising, quindi la pubblicità classica con cui si cerca di vendere, tra virgolette, un prodotto, a un qualche cosa di molto più complesso, che invece è il branding. Cioè cerchiamo di costruire un mondo di marca, un mondo che rappresenta anche delle emozioni, delle immagini, dei valori, all'interno del quale insediamo tutta una serie di discorsi, no? Allora, l'ipotesi su cui volevo lavorare con voi in questo spazio che abbiamo assieme è che lo storytelling possa offrire una chiave di lettura di queste molteplici trasformazioni di significato che il marketing ha vissuto in questi anni. Allora proporrò alcuni esempi. Ringrazio il professore Andrea Sgarro per il bellissimo intervento che ha fatto, ma soprattutto per il gancio con Harry Potter, perché dovrò parlare anche di Harry Potter assieme a parlare di prop, ovviamente, morfologia della fiaba e altre cose di diverso livello, insomma. Uno dei temi più interessanti nell'ambito del marketing è questo, la strategia Oceano Blu. E l'esempio che solitamente si fa è questo, quello del Cirque du Soleil. Parliamo di eventi, in questo caso di eventi culturali. Il Cirque du Soleil è nato qualche anno fa dalla fantasia, dall'immaginazione di un acrobata di lingua francese, che si è reso conto che lo spettacolo circense soffriva una fase di crisi gravissima, cioè le persone non vanno più al circo, i bimbi, gli adolescenti non sono più interessati a vedere gli spettacoli del circo, preferiscono avere videogiochi sul tablet.
Quindi il circo sta vivendo una fase di terribile crisi e lui ha pensato di riposizionare questo tipo di spettacolo con un approccio completamente diverso, cioè coniugando lo spettacolo circense e l'evento, lo spettacolo, l'esperienza del teatro sostanzialmente. Quindi nel teatro ci sono ovviamente delle sceneggiature, ci sono delle situazioni e le diverse attrazioni che si presentavano tradizionalmente nel circo vengono collegate tra di loro attraverso un tema, no? Quindi una via intermedia, una via altra, sia rispetto al teatro tradizionalmente inteso, sia rispetto al circo tradizionalmente inteso. Questo ha consentito, attraverso delle situazioni, anche delle coreografie molto, molto ricche, di attrarre verso il Cirque du Soleil un tipo di spettatore che tradizionalmente non andava al circo e che invece andava a teatro e che quindi è disposto a spendere le cifre mediamente più alte richieste per assistere ad uno spettacolo teatrale per andare a vedere qualche cosa che in qualche maniera è figlio dello spettacolo circense profondamente rivisitato e profondamente risignificato. Si parla a questo proposito appunto di strategia oceano blu, cioè un passaggio dalla strategia tradizionale, un mare in cui tante realtà, in questo caso tanti circhi, ma potrebbero essere tante imprese di diverso tipo, culturali e non solo, si confrontano tra di loro in termini fortemente concorrenziali, mangiandosi l'una con l'altra e quindi generando un oceano rosso in cui scorre il sangue perché ci si pugnala le spalle pur di poter emergere, ad una situazione in cui un protagonista, in questo caso il Cirque du Soleil, fa un balzo in un oceano blu, completamente libero, in cui ancora non c'è nessuno, andiamo a proporre qualcosa di totalmente nuovo. E qual è la novità dell'oceano blu? È una logica completamente diversa, nel senso che la strategia oceano rosso presuppone una rigida distinzione tra settori produttivi, merceologici, differenti, i cui confini vengono considerati come qualcosa di dato. Quindi c'è una sorta di determinismo ambientale alla base di questa logica, no? Mentre invece la strategia oceano blu ritiene che i confini non siano qualcosa di dato, ma sono fatti, costruiti, interpretati dalle persone, quindi possono essere continuamente ridefiniti dagli attori, no? In questo senso siamo di fronte ad una visione simbolico-interpretativa, una visione costruzionista completamente diversa rispetto a quella deterministica tradizionale. Ma in particolare, proprio restando sul caso del Cirque du Soleil, quello che è l'elemento grosso di novità che lo trasforma in un oceano blu, cioè lo posiziona all'interno di un oceano blu, è il fatto di aver introdotto una cornice narrativa che collega tra di loro le diverse attrazioni di carattere circense, no? E quindi aver coniugato circo e storytelling fondamentalmente. Allora, se lo storytelling può essere la chiave per leggere questo fenomeno, potrebbe essere interessante per leggere molti altri elementi che fanno parte della nostra vita contemporanea. In effetti, come ricordava prima Gabriella, si parla di narrazioni in contesti diversissimi, per esempio nella politica, nel marketing, nella progettazione di un videogioco piuttosto che di un parco a tema. È una parola che è entrata un po' nel linguaggio comune. Nel marketing in particolare lo storytelling viene utilizzato per creare engagement, cioè coinvolgimento da parte dell'interlocutore, e connessioni emozionali e ovviamente per incrementare il valore, la ricchezza di significati attribuita dal consumatore all'offerta. Allora, la sfida che volevo un po' affrontare con voi potrebbe essere questa: è possibile applicare questa logica dello storytelling ad un ambito come quello degli eventi culturali, oppure più specificamente ad un contesto come quello di uno spazio espositivo, per esempio una mostra d'arte, un percorso espositivo gestito attraverso appunto la logica dello storytelling? Quindi per prima cosa dobbiamo cercare di capire perché lo storytelling è diventato così importante, perché se ne parla tanto. Non è soltanto una moda, ma in realtà effettivamente lo storytelling ha una valenza direi quasi salvifica per noi, cioè fin dalla notte dei tempi in realtà gli esseri umani si sono raccontati favole, storie, si tramandano di generazione in generazione, no? E in qualche maniera queste favole hanno sempre rappresentato le cornici di riferimento all'interno delle quali noi riusciamo ad inserire le esperienze di vita, cioè gli eventi che contraddistinguono la nostra vita quotidiana. Pensiamoci, insomma, prima di venire qui abbiamo preso l'autobus, abbiamo trovato una coda in macchina, abbiamo guardato fuori dal finestrino, c'erano semafori rossi e verdi, manifesti pubblicitari, la folla che avanza, cioè tutto un susseguirsi di sensazioni, un affastellarsi di sensazioni. Noi abbiamo bisogno di qualche cosa che ci aiuti a ridare senso e significato compiuto a tante cose, a tanti attimi che altrimenti resterebbero completamente slegati l'uno dall'altro. In questo senso i racconti ci salvano, restituiscono un senso alla nostra esperienza quotidiana.
E allora aggiungerei anche una cosa di più, cioè il racconto rappresenta un ponte tra il già e il non ancora, no? Nel senso che in qualche maniera ci permette di ridare un senso alle nostre esperienze passate. Noi tutti ci interpretiamo come protagonisti di un racconto, come protagonisti di uno storytelling, e noi tutti tendiamo, anche se non lo teniamo il diario personale fisicamente, ma molti lo fanno attraverso i social, per esempio Facebook, di fatto un blog è un diario personale, ma anche se non lo facciamo tendiamo comunque a percepirci come protagonisti di un racconto, no? E quindi utilizziamo il racconto per rielaborare i vissuti passati, e una volta rielaborato, restituito un senso ai nostri vissuti passati, noi costruiamo un ponte temporale in direzione del futuro, cioè abbiamo la possibilità in qualche maniera di gettare lo sguardo con un approccio progettuale a ciò che non è ancora accaduto, ancora avvenuto, no? E qui mi piace ricordare, c'è un piccolo scritto di Sigmund Freud che si intitola Costruzione nell'analisi, in cui lui dice che nel rapporto terapeutico, cioè tra l'analista e il paziente, l'obiettivo non è quello di fare una ricostruzione filologica corretta del passato, stabilire torti e meriti, chi ha ragione, chi ha torto, ricostruire con un approccio giornalistico, cronachistico, cioè esattamente che cosa è accaduto. L'obiettivo è trovare assieme, attraverso questa interazione dialogica, un racconto del passato che possa essere riconosciuto, un racconto del passato che possa essere riconosciuto come proprio dal paziente e che possa costituire per lui, per il paziente, la base per poter gettare un ponte in direzione del futuro e continuare a ricominciare a progettare il proprio futuro, no? Liberandosi dai propri traumi e dalle difficoltà, insomma, che aveva in precedenza. Questo approccio di Freud lo ritrovo in questa frase di Italo Calvino. Italo Calvino mette in bocca a Marco Polo nelle Città invisibili questa cosa: quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti a sé, e anche se si trattava del passato, era un passato che cambiava mano a mano che gli avanzava nel suo viaggio. Quindi io ogni volta, ogni giorno ricostruisco il racconto del mio passato e mi serve come ponte temporale in direzione del futuro. E allora cerchiamo di capire quali potrebbero essere alcune condizioni che ci permettono di fare uno storytelling efficace. Secondo me sono tre fondamentalmente. Non c'è storytelling se non c'è un confronto, se non c'è una sfida da affrontare, se non c'è un avversario, se non c'è un ostacolo di qualsiasi tipo, un ostacolo naturale, piuttosto che un avversario nel mondo dello sport. Pensiamo alle sfide tra Coppia e Bartoli che hanno fatto la storia nel nostro paese, no? E quindi è necessario in qualche maniera che ci sia un nemico, un avversario, una difficoltà che potrebbe essere anche personale, una lacerazione da superare, una difficoltà con se stessi, un limite personale che uno deve cercare di superare. Quindi storytelling non è semplicemente un'elencazione, una successione cronologica di fatti che si svolgono uno dopo l'altro. Capita a volte di aprire una pagina Facebook, una pagina, scusate, web, e di trovare la storia dell'azienda, tipo 1956, inaugurazione e posa della prima pietra da parte del cavalier Persichetti, proprietario dell'azienda. 1962, iniziamo le esportazioni negli Stati Uniti. 1965, costruzione della nuova palazzina uffici. Questo non è storytelling, è semplicemente una successione cronologica, ordinata in senso cronologico, di eventi, un po' come questa immagine, cioè dei tetti tutti con la stessa forma, posti uno dietro l'altro. Guardiamo ad un'immagine simile, una successione di quattro armi da guerra, cioè quattro carri armati, posti semplicemente uno dietro l'altro. Questo non è storytelling, però questa immagine ve la ricordate sicuramente, basta togliere la fascia nera qua davanti per ricordarci, no? Siamo nel 1989, in piazza Tiananmen, gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro la dittatura e ovviamente il regime decide di lanciare la repressione, quindi manda l'esercito in piazza, ma c'è un ragazzo coraggiosissimo che si mette davanti alla riga di, alla fila di carri armati che stanno avanzando, e per un attimo questa avanzata si blocca, si ferma. In questa scena c'è tutta la tensione che caratterizza lo storytelling, c'è il confronto agonistico tra lui disarmato di fronte agli altri, mettiamoci nei panni di entrambi, c'è tensione da tutte e due le parti, gli altri chiusi nella torretta hanno la sua stessa età, che cosa faccio? Avanzo come mi hanno ordinato e lo schiaccio, oppure mi fermo perché è un ragazzo giovane come me, no? E per un attimo lui riesce a bloccare questa situazione. Qui c'è uno storytelling molto, molto forte, no? Dato dal confronto. Mi permetto di dire che, parlando di eventi, non esistono sfide impossibili. Tante volte sarebbe anzi il caso di valorizzare degli elementi di debolezza, di negatività che apparentemente sono presenti in una proposta, che possono essere rovesciati,
cambiamo la prospettiva e lo sguardo in elementi positivi. La storia che mi piace raccontarvi è questa, quella di Miravete della Sierra. È un paese molto, molto bello, insomma, di origine medievale, insomma, con questo fiume, questo ponte antico ad arco, insomma, che lo attraversa, queste case. È un paese che si trova in Spagna ed è il comune più piccolo della Spagna. Il totale delle persone registrate all'anagrafe è di 42 abitanti, dei quali soltanto 12 vivono regolarmente a Miravete della Sierra. Questi 12 sono tutti pensionati, ma in età molto, molto avanzata, no? Allora, come fare promozione turistica ad un territorio di questo tipo? Un paesino bello esteticamente, per i ricordi, i reperti storici che sono presenti, le testimonianze storiche che sono presenti al suo interno, ma nel quale non succede mai nulla. Ho preso l'altro giorno, l'altra mattina, il sito internet del comune e ho guardato, c'è una pagina eventi, stiamo andando verso Natale, uno si aspetta insomma che qualche cosa succeda, e la scritta è: non si è incontrato nessun risultato, cioè non succede proprio nulla. Come fare succedere qualche cosa in un contesto di questo tipo? L'agenzia di comunicazione che si è occupata di questo caso si è trovata di fronte a due possibilità. La prima era quella di cercare una soluzione dettata dal buon senso, no? Facciamo conoscere questo paesino, allora dobbiamo costruire degli alberghi per ospitare la gente, i turisti, dobbiamo costruire strade capienti per farci arrivare le macchine, dobbiamo creare un ricco calendario di eventi, dobbiamo fare molta pubblicità sulla televisione, sui media classici, ma una soluzione costosissima che un comune di 42 abitanti non è in grado di sostenere. La soluzione B mette in discussione gli assunti su cui si regge il buon senso, tenta un salto nel vuoto, un cambiamento totale di prospettiva. Ragioniamo completamente in maniera diversa, trasformiamo in punti di forza gli elementi di debolezza. Quel silenzio, quell'assenza di eventi che c'è in questo paesino può essere un elemento interessante per catturare un turista in cerca di tranquillità, di pace, no? Facciamo raccontare il paese agli abitanti del luogo stesso e lo trasformiamo in una location, in una destination turistica estremamente interessante. Hanno costruito, adesso non sto a entrare nel dettaglio, tutta una campagna pubblicitaria, uno degli elementi era questo. Cioè costruiamo un merchandising in cui sono raccontati gli abitanti del luogo, di questo borgo. Vi ho lasciato qui un link, adesso non abbiamo il tempo per andare a vederlo, ma c'è un filmato bellissimo su YouTube che racconta questo paese in cui non succede mai nulla attraverso la voce dei suoi abitanti. Il risultato però è stato assolutamente straordinario sostanzialmente. Hanno avuto 517.000 visite al sito, il sito si chiama Il paese in cui non succede mai nulla, in spagnolo ovviamente, il doppio delle visite ricevute dal sito ufficiale del turismo spagnolo, spain.info. La brand awareness, cioè la consapevolezza, la conoscenza di questo luogo è aumentata di quasi il 500%. E soprattutto, cosa che interessava a me, che mi interesso di marketing, tutte le stanze disponibili prenotate con già 4 mesi d'anticipo, no? Quindi trasformiamo in punto di forza quello che sembra un elemento di debolezza, una sfida vinta. Un secondo elemento dello storytelling è la capacità di ascolto, cioè in realtà non c'è storytelling se non c'è story listening, e questo un po' ce lo spiegano tutti i teorici che si sono occupati di storytelling. Ogni racconto è fatto di pieni di vuoti, pensiamo alle favole che ci raccontavano da bambini. Esempio, la favola di Capuccetto Rosso, ti raccontavano la trama, no? Però poi dovevi riempire tu i vuoti che erano presenti in questa favola. Come è fatto il bosco in cui si perde Capuccetto Rosso? Come è fatta la casa in cui vive la nonna? Io me la immaginavo fatta di marzapane con il fumetto che esce fuori dal camino. Però, come dire, il racconto presuppone sempre un approccio collaborativo, cioè nel senso c'è una... Umberto Eco parlerebbe di cooperazione interpretativa da parte dell'ascoltatore, no? Cioè devo un po' interpretare quello che mi viene raccontato, devo riempire questi vuoti, no? E allora, come dire, sono varchi aperti a molteplici passaggi e molteplici messaggi che l'interlocutore può lanciarci. Storytelling significa story listening, cioè mettersi anche in ascolto di quello che si aspetta di sentire il mio interlocutore. In realtà il racconto che ti devo raccontare non è il mio racconto, quanto sono bravo, quanto sono bello, quanto sono figo, eccetera, ma il racconto che sia significativo per te, che sei il mio interlocutore. Quindi il racconto da costruire non è il nostro, ma quello delle persone a cui vogliamo rivolgerci. Un terzo step che volevo suggerire, vabbè, questo si collega nel marketing, adesso si parla di co-creazione del valore, cioè il valore non viene più generato semplicemente all'interno dell'azienda, ma viene generato attraverso l'interazione con gli interlocutori, cioè con i consumatori, no? Quindi storytelling, story listening è un po' la logica. Il terzo elemento importante nello storytelling è questo, il fatto che ci sia una meta da raggiungere, un tesoro da trovare,
un destino da raggiungere, una destinazione, cioè siamo all'interno di un viaggio, ogni storytelling ha la struttura di un viaggio, no? E c'è sempre una meta da raggiungere, un premio da riportare, un tesoro da trovare. In un certo senso, se lo storytelling ha sempre la struttura di un viaggio, potremmo prendere come spunto questo schema disegnato da Chris Vogler, il viaggio dell'eroe. E lui dice che ogni racconto si struttura secondo uno schema di questo tipo, che in larga parte poi è desunto da Prop, no? All'inizio l'eroe vive completamente immerso nel mondo ordinario. Prima parlavamo di Harry Potter, e l'abbiamo visto tutti, insomma Harry Potter è lì che vive fuori Londra, nella torre, ha una esistenza assolutamente banale, insomma, vessato dal cugino, dagli zii, insomma, piuttosto antipatici, finché una sera non arriva un mago, un conducente, e gli dice: Harry, tu sei un mago, in realtà hai un compito, un destino importante da portare a termine, vieni con me. Quindi il richiamo dell'avventura. A questo punto troviamo nella situazione successiva Harry trasferito nella reggia di Hogwarts, dove si sottopone a tutta una serie di prove che gli consentono di acquisire maggiore confidenza in se stesso, perché, come abbiamo visto nell'ultimo filmato della serie, deve affrontare una prova decisiva, deve sconfiggere Voldemort, che rappresenta il nulla, il negativo, che vuole distruggere il mondo. Vinta la prova, l'eroe deve assolutamente vincere perché un racconto sia efficace, il protagonista consegue un premio, in questo caso ovviamente è la felicità, la pace ritrovata, l'armonia ritrovata sul nostro pianeta, e riprende la via del ritorno. Ritorno con l'Elisir. Nell'ultima scena del film noi lo vediamo ormai quarantenne, assieme a sua moglie e ai bimbi piccoli che vanno a scuola il primo giorno, e uno dice: Harry, si è tornato ad essere un comune mortale. No, perché in realtà lui adesso è consapevole dei poteri che ha acquisito attraverso questa esperienza. I suoi figli, a cui ha trasmesso questa consapevolezza, autonomamente fanno un salto attraverso il muro per poter prendere il treno che li porterà alla reggia di Hogwarts. È un racconto che fa un po' sorridere, però, come dire, ci illustra in maniera abbastanza efficace questa logica. Parlo di marketing, e quindi consentitemi di farvi vedere un filmato, una campagna pubblicitaria che ha utilizzato questo tipo di approccio per cercare di proporre i propri prodotti utilizzando la tecnica dello storytelling. Vediamo, proviamo, perché se non c'è... Ok, vediamo. Aspetta, mi dispiace. Penso che sia il file. Può essere. Ok, mi dispiace tantissimo che non si sente, comunque su YouTube lo trovate, cioè mentre scorrono le scene dello filmato, lo speaker legge una poesia di Marta Medeiros, una poetessa brasiliana, che dice: lentamente perde la vita chi... Può essere, no, penso che sia il file. Molto bello, no? Infatti. Esatto. Insomma, comunque le scene le avete viste, no? C'è uno che scorre per la strada normale, installa la sua motocicletta, e ad un certo punto decide di affrontare una strada diversa, cioè uno sterrato, lungo il quale incontrerà tutta una serie di difficoltà: la pioggia, un ponte tibetano, cavalli che corrono a fianco a lui, cioè tutta una serie di situazioni che lo mettono anche in difficoltà, che gli servono però ad acquisire l'energia necessaria per affrontare la sfida decisiva, che è sostenere lo sguardo, e lo speaker lo dice, insomma, della ragazza che avete visto sul camion che sta correndo, che passa davanti a lui. Il premio è che quando lui arriva la sera nel paesino c'è una festa in programma, e nella festa c'è lei. Quindi, come dire, da lì può partire una nuova storia, è l'inizio, come dire, di un nuovo racconto. Quindi, come dire, effettivamente questa tecnica dello storytelling può essere utilizzata, insomma, anche da un punto di vista commerciale per raccontare un prodotto, seguendo appunto le quattro fasi che abbiamo visto dello storytelling, no? Scusate, vediamo. In 30 secondi, insomma, poi lo spot c'era la versione più lunga di 90 secondi, quindi...
Proviamo ad applicare tutti questi elementi all'esperienza di visita all'interno di uno spazio espositivo. Cioè, è possibile allestire una mostra, per esempio, oppure uno spazio museale, insomma un evento di questo tipo legato anche all'arte, per esempio all'arte contemporanea, cercando di seguire queste quattro tappe che caratterizzano lo storytelling. Quali sono queste tappe? Fondamentalmente sono quelle descritte in questo grafico, no? C'è una prima fase in cui c'è il richiamo dell'avventura, no? Cioè il visitatore deve uscire dai suoi percorsi abituali, dalla vita di ogni giorno, dalla vita quotidiana, ricevere degli elementi, delle suggestioni che lo invitino ad entrare dentro questo spazio, no? Quindi, che ne so, la pubblicità, un sito internet, un annuncio stampa su un giornale, sono elementi di richiamo. Un secondo momento è questo, l'immersione. Il visitatore entra all'interno dello spazio museale e comincia a capire che questo spazio è significativo per lui, cioè gli sta raccontando una storia che era proprio la storia che lui voleva sentirsi raccontare. E quindi c'è un progressivo livello di riscaldamento, tra virgolette, emozionale, che arriva fino all'identificazione con questo spazio. Il terzo momento è quello della sfida decisiva, cioè io devo affrontare una prova più importante delle altre, devo possibilmente affrontarla con successo. E il quarto momento, fase 4, è il momento in cui viene accompagnato verso l'uscita. Solitamente c'è il bookshop, si transita abbastanza velocemente e poi si guadagna l'uscita del museo senza che questo lasci una grossa traccia su di noi. Tutti questi momenti potrebbero essere gestiti strategicamente, no? In maniera tale da ottenere degli effetti anche emozionali particolari per il visitatore che entra all'interno. Cioè, l'importante sarebbe fargli vivere un'esperienza di trasformazione, cioè far sì che ritorni alla vita abituale arricchito sia in termini culturali, cognitivi, ma anche in termini emozionali, cioè arricchito anche come persona, un'esperienza di trasformazione. Allora, la sfida decisiva, per esempio, in un museo potrebbe essere una sfida di questo tipo. Prendiamo, che ne so, il quadro de las Meninas di Velázquez, che è un quadro che pone una sfida allo spettatore, no? Perché nel quadro è rappresentato Velázquez stesso nell'atto di fare un ritratto teoricamente alla Smeninas, cioè alle damigelle di corte, ma in realtà noi non vediamo quello che sta rappresentando su questo quadro. E non potrebbe essere, visto che il suo sguardo è diretto verso di noi, verso lo spettatore, che in realtà lui stia dipingendo noi che guardiamo questo quadro. Cioè, in un certo senso, Velázquez con questo quadro ha inteso far entrare, secondo alcuni interpreti, Foucault per esempio, far entrare lo spettatore all'interno della scena del quadro, no? Quindi si supera la distanza tra soggetto che osserva e oggetto osservato, cioè entriamo tutti all'interno di questo spazio, no? Oppure un quadro come questo, cioè Una natura morta di Cézanne. Cézanne diceva: gli oggetti mi riguardano, no? Nel senso, cioè io dipingo perché non sono io che guardo gli oggetti, sono loro che guardano me, sono loro che mi rivolgono un pressante invito ad essere rappresentati su questa tela, che è molto strana se ci fate caso, perché non è assolutamente una rappresentazione naturalistica, oggettiva, cioè il piano è inclinato, non rispetta il senso della prospettiva. Le mele sembra quasi che stiano per rotolare, in tedesco c'è una parola still, stand, per descrivere un momento di questo tipo, un momento di sospensione, un attimo prima che le mele rappresentate rotolino in fuori dal quadro, no? Poi se ci pensate tutti i codici espressivi tradizionali sono un po' saltano sostanzialmente, no? Tipo il piano qua finisce a una certa altezza e dall'altro lato a un'altezza completamente diversa, qua uno spessore da questo lato non ce l'ha, insomma, quindi il senso della prospettiva tradizionale, l'equilibrio delle parti, cioè la bottiglia inclinata, è completamente rovesciato. Un quadro di questo tipo rivolge allo spettatore, al visitatore del museo, una sfida davvero molto importante: sostenere lo sguardo, la domanda, l'interrogativo che ci viene da un quadro di questo tipo. Proviamo ad applicare con un esempio concreto, perdonatemi, un esempio un po' scherzoso, insomma, però aiuta, insomma, a capire il concetto. Mi è capitato 2 anni fa di visitare questa mostra, ospitata prima a Roma, al Chiosso del Bramante, e poi ospitata la stagione successiva a Milano, che era dedicata alla rappresentazione dell'amore nell'arte contemporanea. Siccome tutti i tram e tutti i bus di Roma erano tappezzati con questo manifesto, ho pensato, beh, dai, la vado a vedere. Questo è il richiamo dell'avventura, cioè tu vivi da turista, da viaggiatore, o perché sei lì per lavoro, la tua esistenza quotidiana abituale, e ad un certo punto succede qualche cosa che ti invita a uscire dalla strada solita, quotidiana, ed affrontare un nuovo percorso. Quindi andiamo
in cerca del chiostro del Bramante, proviamo ad entrare dentro. Poi una mossa particolare perché l'allestimento proponeva una partecipazione attiva da parte del visitatore, cioè solitamente nei musei, soprattutto in quelli italiani, ti dicono guardare ma non toccare, cioè nel senso non scattare foto, è assolutamente proibito tenersi a una certa distanza dall'opera, cioè qui invece ti propongono un'immersione totale, cioè scatta più foto che puoi e postale utilizzando l'hashtag che noi ti indichiamo per far sapere ai tuoi amici che stai visitando questa mostra così particolare. Quindi un concetto di open access che è fondamentalmente centrale in questa visita. E allora appunto siamo all'ingresso della mostra, il richiamo dell'avventura è costituito da queste installazioni poste nel chiostro appunto del Bramante, Roma, Amor, c'è anche questo gioco di parole che è possibile fare, e quindi pagato il biglietto uno decide di entrare dentro, quindi inizia la seconda fase dello storytelling, cioè il processo di immersione, identificazione. Ovviamente l'arte contemporanea è rappresentata da vari autori, vari artisti, con tecniche differenti, che hanno cercato di esprimersi rispetto a questo tema. Delle scritte piuttosto significative interrompono ogni tanto il percorso di visita, sollecitando delle riflessioni. Il cuore di due amanti batte all'unisono, è una cosa che non sapevo, insomma, che mi ha molto colpito. Si prosegue, insomma, sono delle prove di avvicinamento, cioè deve essere in grado di sostenere il tipo di materiale che è esposto in questa mostra, per cui supponendo che tu sia andato in coppia assieme ad una persona che ami a vedere questa mostra, ci sono dei kissing point posizionati all'interno dello spazio all'interno dei quali ti puoi esprimere. Ovviamente ci sono delle frasi che ricordano canzoni celebri, c'è un invito ad essere protagonisti attivi, prendi un pennello e racconta che cos'è per te l'amore, no? Quindi le persone scrivono, lasciano un messaggio, una traccia del loro passaggio, anche molto poetica, insomma, nei tuoi occhi innocenti, disarmati, devastanti, nei tuoi occhi che ho davanti, insomma le cose più diverse, no? Oppure, che ne so, ti amo da vivere, gioco di parole, insomma un messaggio completamente diverso. Proseguiamo il giro, ci sono altre opere, cioè rifacimenti dell'estasi di Santa Teresa d'Avila, decorazioni floreali, giochi di specchi, cioè continui insomma ad immergerti nell'ambiente di questa mostra, e ad un certo punto c'è la sfida decisiva. Dato il tema, c'è un divanetto a forma di bacio su cui due incautamente si sono seduti, e dietro un messaggio: non lasciare a domani ciò che puoi dare oggi. Che cosa? Davanti al divanetto è posizionato questa stazione chiamata proposal point. In questo caso, se hai intenzione di fare una proposta alla tua lei, non perdere l'occasione per esprimerti, no? E quindi la sfida decisiva è questa fondamentalmente, no? Superata con successo, si presume, la sfida decisiva, il premio sarà scattarsi su questo selfie point una foto, un selfie, per rendere noto al mondo che questa nuova coppia si è ufficialmente costituita. E poi bisogna ritornare con Elisir, uscire fuori dalla mostra, e quindi si passa attraverso il bookshop. Però il bookshop, invece di avere delle opere generiche posizionate all'interno, ha tutti i romanzi, oggetti, merchandising, eccetera, che richiama il tema della mostra, quindi è coerente rispetto all'argomento di cui si sono occupati, tipo cose di questo tipo, no? Piccoli ricordi, insomma. E alla fine c'è una call to action, cioè un invito all'azione, cioè esprimi la tua emozione, cioè raccontaci com'è stato per te questo percorso, che cosa hai vissuto, lascia una traccia del tuo passaggio, non ti lascio uscire così senza aver espresso il tuo parere, la tua opinione. Chiudo con questa frase di Thomas Bernhard, che un po' riassume il senso di quello che abbiamo vissuto, essere in cammino. Lui dice: vorrei sempre essere altrove, dove non sono, nel luogo dal quale sono ora fuggito. Solo nel tragitto tra il luogo che ho appena lasciato e quello dove sto andando io sono felice. E con questo chiudo. Io avrei già da parlare da qui fino a domani di problemi e di cose interessanti, spunti da rielaborare insomma, in modi vari, ma naturalmente tengo la bocca chiusa, o forse dico solamente due cose e faccio parlare gli altri. No, tengo la bocca chiusa, ma faccio parlare gli altri. Chi vuole parlare? Grazie. Ne deduco che vuoi parlare. Enrico Elefante parlerà domani, sì. No, con il microfono, perché bisogna registrare.
Allora, non voglio però col cavo. Perfetto. Io sono Enrico Elefante, non è tanto una domanda, ma è insomma un commento rispetto a quello che abbiamo visto oggi, in special modo con questo intervento. L'aveva accennato anche Gabriella che la pluralità delle tematiche che andiamo ad affrontare non sempre è apparentemente di facile connessione, ma in questo caso, almeno dal mio punto di vista, è facilmente avvertibile quanto sia tutto correlato e connesso. E tra le altre cose, per il mio canto, uno degli aspetti che volevo affrontare e che affronterò anche domani mattina è proprio il viaggio dell'eroe. Quindi è tra quelle cose che riguardano la formazione nel dettaglio e l'apprendimento nello specifico che ha a che fare con il concetto di media, di medium, di mediazione. E sono affascinato tanto quanto colpito e insomma anche soddisfatto, c'è una strana sensazione che vivo di quanto la molteplicità, il gran numero di cose che abbiamo toccato siano connessi in modo così serio, così netto e così solido. E quest'ultima presentazione lo presenta appieno. La dinamica del raccontare le storie è un qualcosa che permea tutta la nostra giornata in generale e tutto il nostro vivere, e riguarda dei meccanismi che, se conosciuti e se gestiti nel modo opportuno, possono avere una potenzialità incredibile. E di solito gli addetti ai lavori lo fanno molto bene, ed è il motivo per cui riescono a, tra virgolette, manipolare il nostro agire. E anche noi, avendo una concezione, una consapevolezza maggiore di questi meccanismi, possiamo agire in maniera maggiore, come professionisti, come cittadini, ma anche come semplici umani. Perciò, grazie ai contributi di oggi, era semplicemente un commento, non era una domanda in particolare. Giacomini. Sì, allora, io sono appunto Gabriele Giacomini e mi fa molto piacere essere qui con voi, grazie alla professoressa per appunto avermi accolto. Io appunto faccio attività di ricerca nell'ambito della filosofia e della sociologia. Volevo chiedere questa cosa qui, proprio alla storica, perché appunto è emerso il concetto di post-verità, di post-moderno, no? Poi c'è anche il concetto di post-democrazia, che è un altro, no, concetto che utilizza questa parolina post. E, diciamo, tutti sappiamo più o meno a cosa fanno riferimento, ovviamente, però ecco, io non riesco mai a cogliere la forza di questi concetti, nel senso che non so, mi sembra sempre come se uno fosse davanti a un adolescente, all'adolescenza, e chiamasse questa adolescenza post-infanzia. Cioè, è evidente che l'adolescenza è qualcosa che viene dopo l'infanzia ed è qualcosa che ha delle caratteristiche dell'infanzia, perché l'adolescente appunto ha delle caratteristiche del bambino, però insomma non è più bambino. Cioè, però abbiamo trovato un nome per l'adolescenza, che non è post-infanzia, è adolescenza, no? Abbiamo trovato dei caratteri propri a queste, appunto a questa fase di vita, ad esempio. E invece non riusciamo a farlo con questi concetti. Forse un po', ecco, io frequento più il tema della politica, quindi forse con post-democrazia qualcosa c'è, no? Ad esempio c'è il concetto di democrazia del pubblico, oppure democrazia dei pubblici, c'è appunto, pure si parla addirittura di democrazia post-rappresentativa, e di nuovo si rilancia questo utilizzo del termine post. Però appunto non vedo, non riesco a trovare delle teorizzazioni in grado di mostrare che quest'epoca ha una caratteristica propria, peculiare, non è soltanto un qualcosa che sembra continuare alcune caratteristiche di quello che è già successo per poi modificarne altre, no? E quindi appunto, visto che appunto lei è una storica, volevo chiederle perché accade questo e se in effetti non sia possibile fare uno sforzo teoretico di ricerca in maniera tale da appunto caratterizzare questi concetti in maniera più chiara.
No, ad esempio, appunto, sul concetto di verità, di democrazia, di modernità, cioè, quali possono essere, diciamo così, le etichette che potrebbero essere adeguate a rendere conto di quello a cui facciamo riferimento? Allora, io non so se rispondere subito oppure se facciamo altre domande, magari cercando di essere brevi, perché i tempi veramente sono 17.45, comunque abbiamo fino alle 18.30, però poi ci saranno le risposte. Quindi chiedo di fare le domande in maniera breve e poi penso che tutti quelli che devono rispondere rispondano, così io rispondo e riprendo anche tematiche che avevo pensato un po' di mettere in rilievo. Sì. Sì. Innanzitutto noto che la trasversalità che ha citato la professoressa la ritroviamo in tutti gli interventi, come già diceva Enrico, in nome di questo evento. E io credo che la nostra nuova generazione di ricercatori deve anche utilizzare lo storytelling, perché mi ha fatto pensare molto la questione delle macchine e dell'importanza del sarcasmo. L'importanza del sarcasmo non deve essere solamente per le macchine difficile, ma a volte l'umorismo e il sarcasmo sono molto difficili, soprattutto per chi divulga o per chi ha davanti a sé una platea. Quindi faccio questo esempio perché lo storytelling è completo. Noi ci svegliamo e la prima cosa che facciamo, come dico sempre agli studenti, che fate? Loro ridono, fanno le battute, però è prendere il telefono. Instagram, le storie. Noi viviamo nelle storie, quindi per me da storico raccontare o narrare, utilizzando il termine della narrazione, raccontare la storia senza parlare delle storie, ormai è un qualcosa di impossibile. Quindi noi dobbiamo utilizzare quello storytelling per raccontare la storia. Quindi utilizzare, diciamo, lo zuccherino, come diceva, se non sbaglio, o Varrone o Lucrezio, per somministrare la medicina. Infatti io faccio un esempio proprio per concludere. C'è un bellissimo film che viene finanziato dalla comunità ebraica. Questo film si chiama Pecore in erba. È l'antistoria, quindi si utilizza il documentario con l'umorismo, e l'antistoria dell'antisemitismo. Cioè si parla di questo film dell'anti-antisemitismo, cioè di un ragazzo che diventa l'eroe dell'anti-antisemitismo. Ma quindi si va contro tutta questa narrazione, contro tutto questo storytelling, per raccontare le fandonie dell'antisemitismo. Quindi utilizzare proprio quelle storie, quelle storiucce e quelle note per raccontare la storia vera. Quindi è una grande battaglia quella che ci impone questa società, questi tempi, e soprattutto serve la trasversalità fra tutti. Quindi è stato bellissimo ascoltare le diverse voci che vanno su un'unica strada. Grazie. Domande? Avevi alzato il dito, Mark. Vieni. Mi raccomando, concentrato, non cominciare da Adamo ed Eva. Niente di lungo, una semplice appunto. Semplicemente volevo confermare come anche secondo la... è anche la mia impressione che anche sui libri di storia adesso vedo sempre più presente anche io lo storytelling. Anche un paio di giorni fa studiavo storia con mia sorella e ho visto quello che tu dicevi per la presa della Bastiglia riguardo l'ascesa di Augusto, presa così come titolo di paragrafo, come se in sé la nascita, cioè nel senso la nascita dell'impero fosse... cioè, messa l'enfasi proprio a livello di titolo sull'evento molto più che sui fatti. Non so se ho detto una cosa banale, forse, però. Cioè, sull'evento, qual era l'evento? La nascita dell'impero? Sì, l'ascesa di Augusto. L'ascesa di Augusto, quindi questo era l'evento. Poi i fatti invece erano appunto che cosa è successo, perché cioè con questa elaborazione dei fatti in evento. Quindi ancora i libri di storia hanno questo. Sì.
Allora, io mi occupo di video, come forse un po' si nota. Sì. Lavorando un po' nell'ambito, vedo che negli anni più si va avanti e più le riprese mie e dei miei colleghi diventano più dinamiche, più incredibili. E qui fammo il discorso tra differenza tra fatto ed evento. L'evento è lo storytelling che c'è su Facebook, che viene fuori dalle storie, dai video bellissimi che catturano l'attenzione. Quello diventa quello che è l'evento, quello che è stato. Mentre i fatti, quello che succede veramente nei luoghi dove io vado a riprendere, dove vanno a, insomma, dove succedono veramente le cose, quelli è come se non ci fossero quasi. È più importante la storia che c'è lì, quello che c'è sulla bacheca, quello che si vede, la bellezza, ed è più anche il come. È il come si vede, il quanto si muove bene, quanto è bello i colori, la luce, piuttosto che il fatto di quello che succede, quello che si sta dicendo, qual è il messaggio. Quindi, cioè, veramente io faccio questa riflessione perché la vivo un po' e non so se può essere un po' utile. Ecco. Grazie. Sì, che sono tutta... Noi affrontiamo problemi che veramente ce ne sono, c'è un reticolo, come dicevo prima, di problemi. Vuoi dire qualcosa? Dunque, di nuovo una considerazione e una conferma dal punto di vista del mio settore. Io mi occupo di letteratura giovanile, quindi ho, diciamo, il tatto di quello che è il mercato editoriale degli ultimi anni, e sta succedendo proprio questo fenomeno. Tutte le case editrici che si occupano da 0 a 18 anni di pubblicazioni, appunto, sia di fiction che di divulgazione, stanno raccontando storie di personaggi famosi. Questo è, come dire, adesso è un must: qualunque casa editrice si occupa di ragazzi deve pubblicare una raccolta dove si parla dei personaggi che hanno fatto la storia, dei personaggi che si sono ribellati, e lo fanno toccando tutti i linguaggi, quindi tutte le fasce anagrafiche. Lo fanno bene, lo fanno male, non stiamo qui a giudicare, questo è proprio un dato di fatto. E sta succedendo un fenomeno strano invece della pubblicazione divulgativa, che fino a pochi anni fa era il tipico prodotto, no? Con tantissime immagini, specchietti, note. Adesso le case editrici che fanno divulgazione stanno trasformando la divulgazione in fiction, e quindi stanno uscendo albi, per esempio, illustrati bellissimi, che raccontano le migrazioni degli uccelli attraverso dipinti e illustrazioni di grandissima qualità, e più che la spiegazione, no, didascalica, il racconto di una storia, per esempio di un uccello all'interno di quello stormo. E quindi, niente, volevo far riflettere appunto su quanto lo storytelling stia entrando anche nella narrazione, e in questo ci sono lati positivi e molti lati negativi, perché si sta abbassando molto la qualità e il confine di che cos'è letteratura, per esempio, e che cos'è divulgazione, o che cos'è, insomma, i confini sono sempre più labili e tutto si sta mischiando. Grazie. La famosa contaminazione. Sì. Buonasera, ciao a tutti, sono Dario, interverrò domani pomeriggio e potete trovare appunto nel menu anche gli ingredienti, insomma, gli ingredienti che mi compongono, che sono pochi, sono la filosofia e la storia. Io ero quasi allievo, insomma, post allievo di Gabriele. A proposito del... non eri ancora post. No. Appunto la professoressa Valera ha parlato di anche lei a suo modo di narrazioni, però mi sono soffermato su questi tre esempi proprio: la guerra dei 30 anni, la pace di Vestfalia e il Fridays for Future. E allora, tra la guerra, la pace e il futuro, forse la narrazione è un po' sempre la stessa.
E poi vengo invece al professor dottor Sgarro, di cui ho apprezzato molto l'intervento, solamente aggiungendo se magari ci vorrà dire qualcosa su due esempi che forse ha frequentato, perché sentivo parlava di biologi e di informatici. La terapia genica cosiddetta, che è una frontiera, un'ultima frontiera di cui mi pare qui a Trieste anche sono molto esperti, mi ricordava un po' quel famoso giradischi di cui io le dicevo di aver letto in un libro di Douglas Hofstadter, un giradischi particolare che, avendo posizionato un disco sul piatto, riceve le istruzioni per diventare un'automobile o un'altra macchina, cioè un software che modifica l'hardware della macchina che lo legge. E forse la terapia genica andrebbe in questo senso, non lo so, non lo sa forse neanche il dottor Sgarro. E poi l'ultima cosa, sempre riguardo algoritmi e intelligenza artificiale, come la mettiamo con, anche qui forse sono solo cose che ho sentito e che non ho letto, ma esistono degli algoritmi giuridici? Qualcuno propone di utilizzare un software molto potente per dare delle sentenze in tribunale? E come può essere invece governata questo sapere, questa disciplina, in modo tale da assicurarle da prevenire questa deriva tecnologica, insomma, che cancellerebbe quello che si chiama il libero convincimento del giudice, che invece è una cosa un po' fuzzy quella. Al dottor Qualizza chiederei, che non vedo, eccolo, sì, chiederei se è possibile che la storia dello storytelling sia ridotta a un suo grado minimo, cioè se esiste un quantum di storia e come può essere espresso, se è visuale o un gestuale o un climax e un anticlimax, se ci sono delle cose a riguardo. Infine, a Gabriele, non so se vuoi il tuo nome, sì? Gabriele. Pensavo alla tua domanda sul post, io anche provenendo dalla filosofia contemporanea me le sono fatte tante volte, però forse con una marcia indietro recupererei la differenza fra una metafisica dell'essenza, quella appunto del ante, e invece oggi con un termine già usato dell'esistenza, cioè mentre la metafisica classica, che ha a vedere con sostanze, Noi nel post, diciamo, noi nel nostro post, ognuno nel nostro post, forse dobbiamo recuperare quella che è la tradizione delle... Anche il post-it, è vero, interessante. Recuperare l'esistenzialismo, che comunque non è tanto lontano da noi. Tutto qua, grazie. Grazie. Cosa facciamo? Io direi di dare prima la parola a Gabriele Qualizza, indifferente, o al professor Sgarro, che è professore. Io quando mi chiamano dottoressa mi viene l'articaria, perché io ho insegnato e quindi se o mi chiamano Gabriella o mi chiamano professoressa. Dottore, appunto, o Andrea o professore, quindi ho puntualizzato questa cosa, perché dottori, queste cose esornative non ci interessano, noi ci chiamiamo Gabriella e Andrea, precisamente. Allora direi di dare la parola, o indifferente, a Gabriele e Andrea per la loro risposta, pregandoli appunto di tenere anche la risposta in un tempo, e poi mi prenderei io il tempo, perché sono quella più battuta da tante, un po' le cose che volevo dire io stessa come domande o come considerazioni, poi sono quella un po' più battuta da tante riflessioni che sono venute fuori, ma non mi prendo più tempo di voi, naturalmente. Quindi, allora abbiamo 17:59, mezz'ora da spartirci in tre, diciamo 15-10, un po' di meno di 10 minuti per ciascuno. Chi parla per te? Per quanto riguarda le terapie geniche, non sono in grado di dire niente di intelligente, perché rischio di fare il moralista. È vero che lì c'è il disco che ha le istruzioni per autoripararsi o qualcosa del genere, no? È vero anche che un'obiezione potrebbe essere quella: sono guarito, però sono una persona diversa, allora chi è guarito, io o qualcun altro? Quindi ci sono dei problemi grossi sotto. Per quanto
riguarda invece la giurisprudenza. Mi dispiace perché è andato già via un collega che si è occupato di queste cose. Ovviamente si può fare la giurisprudenza automatica. Vorrei citare una cosa un pochino più, perfino più, cioè più forte. Si possono fare anche le diagnosi mediche automatiche. E qui, guarda, diventeranno sempre più forti, perché il medico non può più assumersi le responsabilità giuridiche o legali che gli vengono date. Allora a un certo punto è molto bello dire: ma è venuto fuori dalla macchina e quindi io mi tolgo fuori dalle responsabilità. Quindi penso che la diagnosi automatica, quella che rinuncia alla capacità del medico di vedere una cosa strana e statisticamente anomala, diventerà sempre più diffusa. Devo anche dire che funzionano estremamente bene, cioè la cosa imbarazzante è che, a parte il caso limite, di solito la diagnosi automatica rischia di essere migliore della diagnosi umana, quindi non è così semplice neanche rispondere a questa domanda. Grazie, ringrazio per gli spunti che mi avete offerto di riflessione, insomma, abbozzo qualche risposta. Dunque, c'era una domanda, adesso se ricordo, delle osservazioni che riguardavano il rapporto tra esperienza e storytelling. Allora lo dico dal mio punto di prospettiva, che appunto è di uno che lavora anche un po' come professionista, oltre che come ricercatore nell'ambito del marketing. C'è stata questa forte enfasi, ormai una ventina d'anni fa, sul tema dell'experience, no? Quindi non dobbiamo più venderti dei prodotti, ma dobbiamo condividere con te delle esperienze. E quello ha portato a ragionare su una logica di questo tipo. Devo mettere allora mettere un po' in scena, no? Quindi teatralizzare, per esempio, lo spazio espositivo in cui il prodotto o il servizio viene presentato. Questo può riguardare un punto vendita che diventa spettacolare, tipo il Prada di New York, oppure può riguardare anche una struttura museale. Pensiamo al Guggenheim di Bilbao, che è stato aperto proprio in quel periodo lì, dove praticamente il contenitore diventa più importante del contenuto, cioè la gente va a Bilbao a visitare la scatola esterna, che per carità è suggestiva, ma è quella che resta famosa più che non le opere ospitate all'interno. Questa è una tendenza, poi ci si è resi conto, estremamente pericolosa, cioè quella di puntare soltanto sulla spettacolarizzazione, sulla valorizzazione del contenitore più che del contenuto, no? Sulla messa in scena, sulla teatralizzazione, perché si rischia di andare a creare dei brandscape, cioè dei paesaggi di marca declinati con molta coerenza anche nei minimi dettagli, ma che risultano distanti da quella che è l'esperienza concreta delle persone, dal proprio vissuto quotidiano, no? Mentre oggi abbiamo detto bisogna avere più un approccio consumer centric, cioè mettere consumatore è una brutta parola, mettere la persona al centro, no? La persona con i suoi desideri, i suoi sogni, le sue emozioni, eccetera. E allora lo storytelling in qualche maniera ha rappresentato in questi ultimi anni un po' una sorta di ancora di salvezza rispetto all'approccio precedente, cioè se voglio parlare di esperienza devo stare attento, cioè corro veramente questo rischio. Lo storytelling, dicevamo, rappresenta oltretutto un ponte aperto al futuro, mentre invece l'esperienza di suo riguarda sempre il passato. Noi facciamo esperienza, cioè riordiniamo quello che ci è già accaduto, no? È difficile fare esperienza di ciò che ci sta accadendo in questo momento, in questo preciso istante, no? Mentre invece lo storytelling è un po' una sorta di traghetto temporale, cioè mi permette di fare il punto sul passato, di rileggere, di ridare un senso al passato e di gettare un ponte verso il futuro. Per quanto riguarda il gesto minimo, adesso proprio così a occhio mi veniva in mente la prima cosa che mi è venuta in mente è i tagli di fontana, no? Cioè questa tela piatta, bianca completamente, e questo gesto che però ha dei significati fortissimi, cioè che cos'è oltre questo taglio che si apre? Cioè si aprono spazi infiniti, viene in mente Leopardi, no? Cioè si apre un mondo che non mi è dato vedere, ma che però intravedo attraverso questa fessura. Quindi un gesto minimo, elementare, che però effettivamente è recondito, è pieno di significati reconditi. E sul postmodern sono in realtà assolutamente d'accordo con Gabriele, cioè nel senso che è vero, cioè si parla molto del postmodern come pluralità di prospettive, nessuna delle quali definitiva, quindi abbiamo una pluralità di punti di vista in concorrenza tra di loro, nessuno dei quali è
esaustivo, una crisi del soggetto, cioè, però sono, in realtà se ci pensiamo sono tutti temi che si ritrovano anche nella modernità, cioè se uno va a leggere Baudelaire dentro ci sono questi temi, se uno pensa ma addirittura a Don Quixote, insomma c'è la crisi del soggetto, no? Cioè, quindi voglio dire, sono temi che hanno una tradizione, per cui obiettivamente l'etichetta post... Sì, sì, esattamente, infatti, no? Ma poi soprattutto... Infatti, cioè, per cui non so, cioè, dopo quale sarà il post-postmodern, no? Mi sembra un po' come il concetto, adesso mi ricordo l'autore che aveva parlato di fine della storia, no? Nel 1989. Beh, ma la storia non è finita, cioè sono accadute tante cose anche diversamente da quello che ci... Esattamente, Fukuyama, diverse da quelle che ci aspettavamo, no? Per cui... Non lo so, ho l'impressione che tutto sommato lo storytelling, che è qualche cosa, un organismo in continuo divenire, insomma, sia più efficace rispetto al concetto di postmodern, che resta lì, un'etichetta ad effetto, post verità, insomma, che trovo estremamente problematico, che significa dire che prima c'era una verità, la possibilità di identificarla in maniera obiettiva, definitiva, cosa di cui ho molti dubbi. Sì, sì. Sì, esattamente, infatti, esattamente. Per cui sono assolutamente d'accordo con te. Nell'idea quando il dictionary, l'Oxford Dictionary ha accettato questa, come pare, c'era l'idea che la post-verità è menzogna, punto. Non sofismo, ma menzogna. Cioè c'era proprio questo degrado. Io personalmente, a parte le menzogne che sono menzogne e basta, però nel discorso di questo posto, appunto accostando la post, ma adesso mi è rimasto un po' di tempo, quindi posso rispondere e anche fare una serie di considerazioni. Io non so se riuscirò a farle in maniera del tutto coerente, perché sì, le ho cerchiate, ma non ho fatto in tempo a fare uno schemino che possa servire a dare coerenza. Allora comincerò proprio da questo tema che poi mi investe personalmente, perché sto facendo, non solo si può fare, ma si deve fare un lavoro per definire la postmodernità, definirla in positivo e non semplicemente come un qualche cosa che somiglia ma non è più e gli mancano dei pezzi, eccetera. Allora, che cosa io penso? Naturalmente in base agli studi che ho fatto, alle letture, ai valori, io parlo sempre di paradigmi, di trasformazione di paradigmi. Infatti una domanda che mi veniva era, noi parliamo di modelli, i modelli sono tutti falsi, cioè praticamente lo scienziato si occupa, lavora con delle cose che non esistono. E vabbè, si può capire in che senso non esistono, in realtà esistono perché sono strumenti, sono quel medium, il famoso medium dentro cui poi avviene la conoscenza, quindi esistono, lavorano con cose che esistono, e questo è il primo punto da mettere. Mi domandavo, ascoltando, e vorrei rifletterci un poco, magari tu puoi dire qualche cosa, la differenza tra modello e paradigma. Gli storici usano anche, gli storici, sociologi eccetera, usano anche l'espressione ideal tipo, che non sono i tipi, ma sono appunto qualcosa molto vicino ai modelli, però ancora diversi rispetto ai modelli. Bene, quindi noi usiamo tutti questi strumenti, che sono tutti strumenti di elaborazione e di messa in comunicazione, invece di astrarre, come facevano i filosofi, e quindi trovare i concetti, togliamo tutto quello che differisce e troviamo l'unico elemento comune, e lavoriamo, quindi mettiamo in comunicazione, ecco, i luoghi della comunicazione come luoghi di... Però poi da confrontarsi, ma questo lo faremo meglio andando avanti, con i linguaggi mediatizzati, cioè quando dai media si passa proprio all'elemento mediatico, che in parte è già un po' emerso oggi naturalmente, perché sta lì nelle cose. Ecco, allora, postmoderno, io dico contemporaneo, modernità, contemporaneità, già sguardi nella intergenerazionale, nella contemporaneità. Allora, perché Lyotard, che poi ha messo in circolazione molto questa formulazione, ha parlato di postmoderno? Perché lui ha accentuato moltissimo il fatto di quello che era moderno e che non c'è più. Ma in realtà poi del moderno
almeno in questo libretto che è diventato un po' il manifesto della postmodernità, lui non vede granché, vede solamente questo tema delle grandi narrazioni, ma la modernità è tutt'altro. La modernità è, io personalmente ritengo che possa essere, il paradigma della modernità possa essere ben definito dalla formazione di un soggetto, di un individuo che è anche soggetto. Quindi c'è l'individuo soggetto, individuo, quindi autonomo, quindi che ha un potere assoluto, perché l'individuo ha un potere assoluto come soggetto eticamente libero, autonomo, perché l'individuo è chiuso, e naturalmente a fronte di questo ci sono individui e soggetti e sovrani, quindi aggiungo un altro termine, individuo, soggetto, sovrano, sovrano su se stesso, l'individuo, soggetto, sovrano per antonomasia è lo Stato moderno. Il sovrano ha occupato col suo sguardo, tra l'altro, con la sua visione, ecco, visibile e invisibile, qual è la sfera del visibile e la sfera dell'invisibile, con la sua visione e col suo sguardo e con la sua essere sovrano ha occupato tutto il territorio, tutto lo spazio di esercizio del potere, e ci sono gli altri individui, sono andati via, sono stati completamente depotenziati. Quindi, secondo me, questa è la modernità. Questa modernità ha trovato delle forme di espressione nella storiografia, nelle grandi narrazioni, quando nazionalismo e Stato moderno hanno cercato di darsi la mano, quindi recuperando il popolo, la storia del popolo, eccetera, eccetera, recuperando persino la storia culturale. C'è una grande contrapposizione tra storia culturale e storia politica alla fine dell'Ottocento, ma in realtà, se si va a vedere bene, entrambe in diverso modo tentano di essere lo strumento di riabilitazione, per così dire, lo Stato. Ecco, questo è in grande crisi, ma è tanto in crisi che tutti i poteri, ovunque, stanno tirando il freno a mano, stanno cercando di eliminare tutti quegli aspetti che sembravano essere il superamento, che sembravano andare verso un certo modello diverso. Quindi questo, ecco, e allora per me lavorare ad un paradigma, riprendo la formulazione paradigma perché serpeggia con le sue parole chiave, con le sue parole generatrici, dentro tutti i percorsi, dentro tutte le pratiche intellettuali. Uso l'espressione pratiche intellettuali, perché le teorie sono pratiche intellettuali. Ecco, serpeggia, e secondo me il paradigma che bisogna elaborare è un paradigma che butta a mare, trasforma completamente il modello individualistico del soggetto, individuo e sovrano. Ma questo significa intaccare, io ho cercato di farlo con le mie ricerche, sto cercando di farlo anche pubblicamente, significa intaccare proprio il paradigma giuridico contemporaneo, che è tutto fondato sull'individuo, sui diritti individuali, e andare verso un modello che è relazionale, io dico dialogico. A proposito di questo vi annuncio già da ora che faremo, il Centro Studi sta promuovendo un seminario interdisciplinare, anche col professor Sgarro, con una linguista che si chiama Edda Weigand, probabilmente sarà all'inizio di maggio, quindi manderò a tutti coloro che sono qui, che potrebbero essere interessati a partecipare, la data in anticipo, in modo che possano cercare di tenere liberi quei giorni e partecipare a questa cosa. Perché Edda Weigand è una linguista che ha elaborato, io non so ancora bene se condivido o non condivido quello che lei ha fatto, non l'ho studiata così bene, però ha elaborato proprio l'idea del linguaggio come dialogo. Quindi uscendo dalla linguistica strutturale, persino uscendo dalla linguistica generativa di Chomsky, eccetera. Quindi faremo questa cosa. Allora, secondo me, quello che bisogna fare è elaborare un modello di vita, modelli di forme di convivenza, eccetera, in cui la dialogicità, il dialogo diventi il diritto fondamentale. E quindi non ci possono essere diritti individuali. Poi, qui non è che sia facile, cioè ci sono delle criticità da risolvere, però il diritto al dialogo deve essere la base di tutto, diritto A anzitutto, più che diritto D. Il diritto D è già il diritto positivo, c'è qualcuno che lo pone e io
se mi fanno cittadino ho quei diritti, se non me lo danno, no, diritto a qualcosa che costituisce il fondamento di tutto, e questo diritto ha innanzitutto al dialogo. E questo poi significa una serie di cose che non posso dire qui perché sarebbe lunga, ma per dire, secondo me è certo che bisogna andare verso un modello, un paradigma della contemporaneità che lavora in maniera critica. Il paradigma della modernità non è che storicamente il fatto che ci fosse l'individuo libero, sovrano, libero di avere un'etica sua, di decidere la sua religione, era sacrosanto quando ti tagliavano la testa, perché pensavi, la pensavi anche adesso, purtroppo tagliano la testa, quindi bisogna andarci cauti. Io non andrei in una piazza a dire i diritti, i diritti umani, i diritti individuali, così come sono pensati, non servono, non lo darei, non lo farei una cosa del genere, perché sarebbe assolutamente fuori di testa. Però lavorare a che si organizzi un paradigma diverso, secondo me, è fondamentale. E andando avanti, mi viene a questo punto, siccome uno dei temi fondamentali era narrazione, cioè non ci sono più le grandi narrazioni, io però mi domando se lo storytelling e la narrazione, piccolo, grande, plurale, le narrazioni, eccetera, siano poi la stessa cosa. Che cosa abbiano di diverso? In fondo esiste tra gli storici in inglese il termine narration, continua ad esserci. Telling è una story, tra l'altro history, story, sappiamo tutti quelle differenze, no? Che ci sono tra le storie. Io personalmente ho avuto una grande spinta quando ho fondato, sono stata tra i fondatori, tra i soci fondatori di una società che è l'International Society for Cultural History, dove ho incontrato persone che studiavano, non so, il rapporto degli individui con l'idea di grasso, il grasso che si mangia, il grasso. Io non riuscirei mai a fare una ricerca di questo genere, mi annoierei fino all'inverosimile. Però, meno male che ci sono anche quelli che fanno queste cose. Meno male che ci sono quelli che stanno magari una vita intera su un papiro per decifrare tre parole. Io non ce la farei. Ho fatto anch'io tanti lavori sulle iscrizioni perché sono stato un antichista alle mie origini. Però in questo tempo non ce la farei. Ho bisogno di cose più complicate, forse. Magari di meno pazienza, ma più complicate. E ci poi anche pazienza, perché andare sui testi giuridici di una certa epoca ci vuole una pazienza. C'è un certo... certe giornate che non si finivano mai. Va bene, comunque meno male che c'è anche questo. E allora, che cosa mi ha dato questa? Mi ha dato, ha aumentato, ha acuito la mia volontà, capacità di vedere anche, appunto, parlo di pratiche intellettuali, cioè di vedere tutte queste elaborazioni teoriche, i filosofi, le grandi opere, eccetera, nel loro essere concreto. Ne parlava un po' Foucault quando parlava delle pratiche discorsive, ma è ancora di più che le pratiche discorsive. Nel loro essere concreto, proprio a maneggiare spazi visuali, a maneggiare, c'è l'interpretazione simultanea, perciò senti questo rumore. No, ah, va bene. No, non è che sono loro là a parlottare. E quindi a maneggiare queste, insomma, Hobbes, che ha scritto le cose, ha studiato lo spazio proprio fisicamente, e ci sono degli esempi che lui usa nel Leviatano che sono esempi tratti dal fatto che lui ha studiato gli spazi, le misurazioni, la statistica. All'epoca c'erano tutte queste misurazioni, questa idea che il potere deve poter misurare, deve poter maneggiare strumenti. Ne parlerà probabilmente Paolo Gallina, dove c'è tutta una storia della tecnica, dell'artificio, del fare, no? Gli statuti del fare e del pensare. Abbiamo fatto noi uno delle nostre giornate di studio. Gli statuti del fare e del pensare. Anche in Cladenius c'è il parallelismo, perché il parallelismo tra il pensare, il pensiero di Dio e il pensiero dell'uomo, tra il fare, il creare di Dio e il fare dell'uomo. Ecco, quindi c'è tutto questo.
E quindi ecco la domanda storytelling, secondo me è un problema, storytelling e invece narrazione. Probabilmente di dati interni, proprio di tecniche e di forme e poi di funzioni, di contenuti. Quindi è tutto un discorso molto importante questo che viene fuori e che riprenderemo ancora nei prossimi giorni. E un'altra cosa, ecco, una cosa che secondo me un po' si lega a questo e si lega di nuovo al postmoderno, che io voglio chiamare contemporaneo e non postmoderno, ma al postmoderno così come è stato un po' pensato da Lyotard. Allora Lyotard che cosa ha fatto? Ha fatto un grande lavoro perché ha messo in rilievo come la società postmoderna sia una società in cui c'è la performance, importante diventa la performance, solo che lui ha accentuato un solo aspetto della performance, ha accentuato l'aspetto competitivo, cioè questa performance, se non arriviamo a scrivere e a pubblicare 20 articoli in un anno, beh siamo dei non produttivi, che è la cosa più stupida che ci sia, perché per dire cose profonde, cioè ci sono delle cose che possono essere, cioè un esperimento può essere messo in 3 pagine e avere magari alle spalle tanto, ma un lavoro come il mio io non posso scrivere 3 pagine, ho bisogno di scrivere tanto o poco, ma un poco talmente concentrato che mi servono anni prima di portare, cioè questo discorso che faccio ora lo faccio così perché ho 50 anni di ricerche alle spalle, non avevo voglia di scrivere delle cosette perché volevo arrivare a capire determinate cose. Per dire, la performance, che cos'è la performance? La performance del postmoderno. Ma c'è in questa crisi, proprio gli anni 20-30 del Novecento, sono anni estremamente importanti. Studiare, fare una storia culturale di questi anni, secondo me, quindi mettendo le varie espressioni insieme, è estremamente importante. Questo mi sono con Dario, che ha fatto delle cose su Warburg, eccetera, mi sono molto confrontata. Lui mi ha dato stimoli, e lavorare con lui mi ha dato stimoli. E, tra l'altro compiendo altre cose che invece io già stavo facendo. E si vede proprio che c'è una catastrofe, c'è qualcosa che ormai è il linguaggio, quel linguaggio che nel parlare degli eventi gli storiografi dicono è quell'elemento, è l'invisibile. Quindi il linguaggio ci consente di andare nella sfera dell'invisibile, mentre la sfera del visibile è la visione, il potere. Quindi chi ha la visione ha la sfera del visibile e quindi è immediatamente potente. Ecco. Allora, lì proprio si vede questa crisi del linguaggio, si vede la crisi del dialogo, si vede la crisi del parsipasi, c'è Levinas che parla di questo rapporto face to face. Le persone si guardano il volto, ma non c'è linguaggio, non c'è dialogo, lui lo dice, il dialogo è interrotto, c'è solo questa immedesimazione. Allora ecco il tema dell'immedesimazione, che poi è a rischio forte di essere il tema dell'ermeneutica, che io avverso con tutte le mie forze. Però, ecco, questi elementi, quindi l'immedesimazione, l'avventura, eccetera. E infine un'altra cosa, il teatro, questa teatralizzazione. Allora lì c'è la performance. E lì, secondo me, è molto importante vedere come può esserci nell'evento teatrale, quello è un evento, non c'è più spesso l'unità di spazio, luogo, perché è un'altra cosa, nell'evento teatrale c'è una performance che può avere o non può avere un valore cognitivo, un momento cognitivo, ed è esattamente ciò che alcuni autori importanti che hanno trattato, che hanno posto proprio dei fondamenti nuovi alla linguistica, come Wittgenstein, hanno messo in evidenza quando parlano della performatività del linguaggio. Cioè il linguaggio pone
il linguaggio rende visibile ciò che è invisibile, crea uno spazio, ma crea anche un rapporto tra tempo e spazio. Quando io facevo l'esempio ai miei allievi, ma lo dico qua perché è un esempio molto per alcuni che non sono della materia, che conosco, può essere utile. Allora, dicevo sempre, ragazzi, adesso c'è la porta aperta, io sto qua, chiacchieriamo, eccetera. Adesso io dico, ora comincia la lezione, chiudiamo la porta. È semplicemente una frase che dico, uno statement. Cosa succede? Che il mio status in questo luogo, lo status, lo statuto di questo spazio, il mio statuto, il vostro statuto, cambia rispetto a quando la porta era aperta, chiacchieravamo di cose di ogni genere, perché ora io sono il professore, ho i miei doveri e i miei diritti, voi siete gli studenti, avete i vostri doveri e i vostri diritti. La porta è chiusa, quindi in questo spazio si fanno delle cose e non altre. Naturalmente può entrare qualcuno che corrisponda a questi doveri, a questi diritti, alla realtà e alla funzione di questo spazio. E allora ecco, uno spazio, un tempo, i soggetti dentro questo spazio e questo tempo in relazione tra loro costituiscono attraverso questa performatività del linguaggio che crea. Io non sto facendo, ma nel teatro si crea una performance, il linguaggio è performativo, crea spazi, crea condizioni, crea status. Ecco, io penso che bisogna stare molto all'identificazione e status. Lo status crea il soggetto, l'identificazione crea totalità. C'è anche tutto un grande discorso che è stato fatto negli anni 20, 30 e 40 del Novecento, che cerca di capire cos'è l'infinito e cos'è la totalità dal punto di vista cognitivo. Allora ecco questo evento, tanto per tornare al punto, che è sempre un qualcosa. Lui diceva bene, capisco, ho capito lì che qualcosa è avvenuto, cioè che il mondo è cambiato, che la conoscenza, ho conosciuto parametri diversi, e quella stessa cosa deve essere avvenuta a chi per la prima volta ha messo in rapporto il mondo, ha verificato che il mondo era, ma semplicemente attraverso questa comunicazione con altri e con se stesso o tra diversi elementi. Quindi ecco i luoghi della comunicazione come luoghi anche metaforici, ma sono luoghi in cui, proprio perché sono statuti del pensare e del fare, in cui uno si trova, in cui uno esiste, se vogliamo riprendere la suggestione di Dario, anche se non vedrei questa suggestione come quella più adatta a ridefinire il arrivo, ti do la parola, a ridefinire il contemporaneo rispetto, però diciamo quello che c'è, quello che sta sul piatto è il luogo dove noi siamo. Quindi se ci sono persone che, questo significa il dialogo, il grande dialogo, l'avere la assoluta certezza che se c'è un lavoro fatto con serietà, quel lavoro fatto con serietà ci dà qualcosa, rappresenta per noi un punto di riferimento rispetto al quale confrontarci. Ultimissima cosa, poi do la parola a Mark che l'ha chiesta un momento. Però altri due giorni abbiamo, sì, perché siamo 18 e 29, allora l'ultima parola è perché e come. Forse bisogna valorizzare questo come, proprio perché valorizza le relazioni che non sono la relatività, il pensiero relativo, ma è il pensiero relazionale. Punto. 18 e 29. 18 e 29. Mark, scusami, ma c'è tempo? Chissà quante volte, adesso era importante un po' mettere tutto sul piatto in maniera che poi nei prossimi giorni
Sì. Allora, spero di rivedervi, so già che non vi rivedrò tutti, ma spero di rivedervi tutti o quasi tutti. Io stasera vi lascio, tanto siete tutti mezzi tristi. Ah no, adesso parlavamo un po' con Enrico, ma poi vi lascio. Vi dico che c'è, per chi è qui, al Verdi alle 8:30 c'è la prima della Turandot. So che purtroppo non ho fatto in tempo a cercare...